parola al direttore per l'appello. Lozzi Alabiso Ariano Biondo Candigliota Carlone Cerquoni Ciancio De Chiara Giannone Giuliano Gugliotta Guido Gunnella La Zazzera Lazzari Pompei Principato Rinaldi Stelitano Tosatti Toti Triputi Vitrotti Zitoli Possiamo aprire con 16 presenti, 8 assenti più la Presidente. Allora, prima di iniziare la discussione, intanto nominiamo gli scrutatori che per oggi sono i consiglieri Pompei, Principato, Ciancio. E lascio la parola alla capogruppo del PD che mi ha chiesto di poter fare una dichiarazione in apertura di consiglio. Intanto ringrazio la Presidenza per aver accettato la nostra richiesta come gruppo del Partito Democratico, perché avevamo la necessità di condividere anche con l'Aula consiliare quanto avvenuto sabato notte ai danni della sezione del Partito Democratico di via Chiovenda e purtroppo non solo. Diciamo siamo in una fase molto complicata perché ci ritroviamo a pochi giorni anche dall'ultima discussione fatta in questo Consiglio, purtroppo a tracciare delle linee che ci lasciano una forte preoccupazione, perché atti come quelli che sono avvenuti, ma quello di sabato ha una gravità in più, perché all'interno della sezione del Partito Democratico c'erano dei ragazzi e a differenza di quanto è avvenuto nei mesi scorsi, purtroppo contiamo 3-4 sezioni del Partito Democratico che sono già state danneggiate con scritte di evidente matrice e stampo fascista. Non era mai capitato che l'aggressione avvenisse in piena notte, soprattutto con delle persone che erano all'interno. Non erano ragazzi, erano giovani democratici insieme ad amici universitari che hanno deciso di dare vita, come fanno solitamente alle nostre sezioni, stavano studiando lì dentro. Ragazzi che sono stati aggrediti verbalmente e il contatto non è avvenuto solo perché quella sezione è dotata di una porta corazzata che è stata utile negli anni passati e tutti noi immaginavamo non dovesse essere più utile, invece sono state proprio quelle serrature che hanno evitato il contatto. E dietro, almeno questo è quello che sta emergendo, perché come immaginate non solo il Partito Democratico di Roma, la federazione ha sporto una denuncia, ma è ovvio che ci sono delle indagini in corso, perché non è più possibile tollerare e soprattutto usare una dose di superficialità eccessiva di fronte a evidenti aggressioni che cominciano a diventare purtroppo consuetudinarie e ripetute
ai danni del nostro municipio, perché quella stessa notte qualche cosa di particolare è successo. È successo a Centocelle, nella biblioteca BAM, è successo al cortocircuito, è successo al centro sociale Spartaco, è successo nella sezione del Partito Democratico di via Chiovenda. Nei mesi scorsi, lo dicevamo proprio all'ultimo consiglio, sono state tante le aggressioni che sono avvenute ai danni, purtroppo di stampo razzista e xenofobo, ai danni di appunto il market, il mini market che abbiamo, di cui abbiamo discusso la settimana scorsa in zona Appio Latino, delle continue aggressioni che si subiscono. Eravamo in una sezione quando fummo costretti a stare dentro perché c'erano 50 esponenti di Casa Pound che giravano intorno alla sezione di Via La Spezia e ci intimidivano alla presenza nella nostra sezione di Federica Angeli e dell'onorevole Fiano. Discutevamo proprio della dilagante e dell'inchiesta che aveva aperto la stessa giornalista sulle evidenti affiliazioni che ci sono di giovani ragazzi. Ecco, questo è l'altro dato, erano ragazzi giovani e purtroppo quello che sta emergendo è che forse non agiscono da soli, c'è qualcuno dietro che forse sta montando e sta però purtroppo prendendo piede troppo violentemente e purtroppo anche nel silenzio che non si può più però, diciamo, tollerare, e pertanto la necessità oggi delle istituzioni deve essere quella non solo di stare al fianco delle autorità competenti che devono fare il loro lavoro e devono portare avanti le indagini, ma deve essere anche quella di una denuncia chiara e netta. Non bisogna sottovalutare il fatto e bisogna chiamare le cose con i loro nomi. Quindi parliamo di un attacco fascista, dobbiamo avere il coraggio di dirlo e dobbiamo anche essere però coraggiosi a essere conseguenti a quello che diciamo, se veramente ci riconosciamo in quei valori antifascisti che anche, diciamo, la scorsa, durante la discussione dello scorso consiglio mi pare fosse emersa questa, diciamo, volontà anche da parte della maggioranza, salvo poi non approvare quell'atto che era un segnale preciso. Ultima cosa e vado a chiudere. Abbiamo sentito già a novembre scorso la necessità di unirci con tutte le forze democratiche e antifasciste che si riconoscono nei valori della Costituzione e nei valori antifascisti in un coordinamento antifascista ed antirazzista, che ha fatto delle manifestazioni di piazza, dei momenti di discussione, di aggregazione e di discussione rispetto a quello che stava accadendo, e abbiamo visto come queste cose purtroppo hanno generato una risposta violenta. Ma non importa, noi siamo dalla parte giusta e quindi continueremo a fare questo. Occorre però, e diciamo l'atto che avevamo portato qui come Partito Democratico che aderisce a quel coordinamento era anche il frutto non solo di un'esperienza che si stava, diciamo, che si sta mobilitando sul nostro municipio, ma anche la preoccupazione di quello stesso organismo, e quindi è stato veramente un peccato, diciamo, ricevere una bocciatura, ma non possiamo farci niente, ognuno si prende le responsabilità rispetto anche a quello che fa, anche perché poi quando dopo 3 giorni ci ritroviamo in una situazione del genere, purtroppo ci viene da dire che noi avevamo ragione, che quello che sta accadendo sul nostro municipio è qualcosa che ci deve far ragionare, e penso che sia anche il momento anche di trovare il coraggio per fare delle azioni. Poi io sono qui, non so neanche se vi devo ringraziare, perché io non ho capito se c'è stato un intervento da parte del municipio, sì, perché poi invece la consigliera Biondo ha ricevuto il lunedì in tarda serata una telefonata da parte dell'assessore De Santis rispetto alla rimozione delle scritte. Noi vi ringraziamo, sì, ma diciamo, vi ricordiamo anche che quello però non è un posto, diciamo, nel quale si può accedere senza... Sarebbe stata anche gradita una telefonata, perché c'è un cancello e magari uno il cancello lo apre, insomma il pensiero che il municipio scavalca un cancello è un po', tra l'altro è una proprietà dell'ATER, insomma. E poi ci sono delle indagini in corso. Grazie, vediamo le volte.
Ecco, anche questo è un po' il segno di una sottovalutazione che non si può. Elena Corso, ha chiamato il sindaco. E magari quel rispetto istituzionale che chiediamo in quest'aula sta anche nel riconoscerci e quindi avvicinarci senza neanche troppo timore, darci, diciamo, un gesto di solidarietà e capire che cosa è successo. Quindi, insomma, noi siamo anche in una situazione particolare, perché noi dovremmo anche rendere conto a quella proprietà. Dall'altra parte credo che spendere delle parole chiare di condanna e di denuncia, abbiamo ricevuto la solidarietà da parte della sindaca Raggi, molto bene, molto giusto. Parole vaghe da parte della presidente del nostro municipio, non sono ragazzi qualunque e non sono gli stessi ragazzi che si sono puliti le scritte del corto, così come ci sono quei ragazzacci invece che hanno fatto delle cose che non ci dovevano fare il sabato sera. Non è così. Sono ragazzi che hanno fatto un'aggressione e hanno scritto viva il fascismo, lo dobbiamo dire. E io allora credo, e la ringrazio nuovamente per averci dato questo spazio, ma è soprattutto per riproporre a tutti voi la preoccupazione che c'è e che non è sentita solo dal Partito Democratico, perché quell'attacco non è stato fatto solo alla comunità, agli iscritti, ai giovani democratici del Partito Democratico, ma è stato un attacco al territorio che si ripete da mesi. E quindi non solo noi torneremo a ribadire qual è la parte giusta nella quale stare, ma vorremmo anche che vicino a noi ci fosse convintamente l'istituzione di prossimità. E io un po' mi sono anche rivista quella discussione che c'è stata sulla nostra mozione. Ecco, quando qualcuno ci aveva anche rimproverato del fatto, ma come vi viene in mente, ma che cosa avete scritto? Pensate che con un pezzo di carta risolvete il problema? Io non lo so se è così, però un po' mi viene anche in mente che quella sottovalutazione, un po' quella che c'è stata in consiglio comunale su Almirante, forse genera questi problemi. Generalizzare e dire che tutto non esiste, che tutto è uguale e che sì, forse, ma non è, ma sono estremismi, non rende l'idea di quello che sta succedendo. Chiudo e la ringrazio nuovamente. Spero che quello che è accaduto diventi uno stimolo per riflettere, per prenderci delle responsabilità chiare e nette e per metterci veramente tutti dalla stessa parte e combattere quelle emorragie che purtroppo ci sono e quei rigurgiti che ci sono purtroppo all'interno del nostro municipio, a Roma e purtroppo anche in altre città, e quindi veramente riconoscerci in quei valori costituzionali che tutti abbiamo difeso e qualcuno anche più di noi in alcune occasioni, e che invece in questi ultimi tempi si è visto un po' perdere in una discussione che in realtà non rende e evidentemente dimostra che la sottovalutazione dei problemi non può più essere tollerata. Quindi Presidente, io la ringrazio. So che lei vorrà far parlare chi vorrà, sì, insomma, chi vorrà degli altri gruppi. Ecco, sono contenta se ci sarà qualcuno che si vorrà esprimere, anche perché nonostante siano passate diverse ore, è ovvio che pensare che c'è comunque un'istituzione di prossimità e tutti gli altri gruppi che sono qui rappresentati, che sono vicini a noi e sono pronti a dare delle risposte in tal senso, diciamo, nonostante sia passato un po' di tempo e troppe ore, però insomma ascolteremo con favore se ci sarà qualcuno che vorrà intervenire in tal senso. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Come detto, ho anticipato già ai capigruppo, è possibile intervenire. Se qualcuno dei capigruppo vuole intervenire, io lascio la parola. Se non ci sono interventi, invece andiamo avanti con la discussione. Non c'è problema. Consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Io colgo l'occasione per questo momento per esprimere anche a nome del gruppo Movimento 5 Stelle
una ferma condanna di quello che è accaduto il 30 giugno. Non potrebbe essere diversamente. Per quello che abbiamo fatto nelle sedute scorse, per gli atti che abbiamo già proposto, per quello che abbiamo anche detto esplicitamente nella seduta scorsa proprio, nell'intervento del consigliere Rinaldi per esempio. E se le parole servono per esprimere dei concetti, io spero che il concetto sia stato espresso in modo chiaro ed esplicito. Deploriamo qualsiasi gesto di intimidazione, quindi non sicuramente quello che è successo il 30 giugno e tutti quelli che sono stati fatti, sono stati compiuti, perché sappiamo che abbiamo questo problema e abbiamo infatti scritto degli atti apposta, in quanto diciamo, parte politica possiamo dare degli indirizzi precisi e che abbiano una sostanza. Deploriamo quindi qualsiasi gesto di intimidazione, anche solamente verbale e appunto anche solamente scritto, se le scritte sono ingiuriose e provocatorie naturalmente, verso chiunque quindi siano esse rivolte. Riteniamo che tali gesti rivelano poi tutta una inadeguatezza di queste persone e la loro inefficacia di chi li scrive rispetto quindi a una civile e democratica convivenza. E per questo ribadiamo appunto la nostra ferma condanna su ciò che è successo sia il 30 sia quanto è successo, ripeto, anche in passato sugli edifici scolastici, su altri al Monte del Grano, eccetera. Però mi dispiace che la consigliera abbia voluto così riprendere una discussione che abbiamo fatto. E gli atti sono atti scritti, ma che possono avere o meno una loro efficacia se quello che è scritto è qualcosa di attuabile, è qualcosa che può aggiungersi all'interno di quelle che sono le nostre competenze municipali, al lavoro della Giunta e al lavoro dell'amministrazione municipale. Quindi mi dispiace dover ribadire quanto affermato nel mio intervento di chiusura di giovedì scorso, ma non è possibile scrivere e inserire clausole che non siano comunque in linea con quello che la legge già prevede. Quindi noi dobbiamo sforzarci, certamente noi saremo al fianco, come abbiamo già dimostrato con gli atti che abbiamo approvato anche giovedì scorso. Ricordo che il primo atto era contro l'intitolazione di qualsiasi toponimo, no, a persone che avessero avuto a che fare con il disciolto partito fascista, lo abbiamo scritto, e che avessero comunque avallato idee antisemite, razziali. Quindi mi sembra che la nostra posizione sia ben chiara. Lo abbiamo fatto anche con un atto, una mozione, se non ricordo male, a inizio anno, contro ogni tipo di violenza, estremismi, violenze estreme, diciamo, in qualche modo, che volevano in qualche modo stigmatizzare quello che sta succedendo e prendere una posizione, certamente, se no l'avremmo scritto. Quindi non posso che terminare questo mio intervento dicendo che se succedono questi eventi, sicuramente abbiamo un problema di convivenza democratica che dobbiamo andare a capire e su cui dobbiamo intervenire con degli strumenti efficaci. Grazie. Ci sono altri capigruppo che vogliono intervenire sull'argomento? Consigliera Cerconi. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, consiglieri.
Ovviamente qualsiasi atto intimidatorio o minaccioso va condannato. Io però ci tengo a riportare un attimino il pallino al centro. Noi dovremmo parlare di legalità. E allora, Presidente, io ho portato questa, che forse non si vedrà, ma è una scritta che imbratta tutto completamente un muro di via Taranto, fatto dal gruppo antifascista, enorme. Io vorrei capire allora quanto ci è costata o quanto ci costerà la rimozione di questo mega murales, perché se parliamo di legalità parliamone da una parte e parliamo da un'altra, perché la legalità in realtà, la legalità non è un dibattito, consigliera. No, ma tra l'altro guardi, le dirò, è anche peggio, perché se mi parlano di locali occupati, in realtà questi non sono locali occupati, questo è un muro, il muro che costeggia via Taranto e che porta alla tangenziale, e io trovo gravissimo, ma per me, io non mi pongo neanche il problema di chi è stato e non parlo neanche di fascismo o antifascismo che oggi nel 2018 appare anacronistico, io mi pongo il problema della legalità e di come si fanno le cose, e allora non è giusto quello e non è giusto questo, ma non vi ho visto portare questa immagine che poi porrò alla Presidente e mostrerò alla Presidente per far vedere che è vero, che ci costerà migliaia di euro per rimuoverla. E a chi la faremo rimuovere? I soldi sono sempre nostri e quindi non va bene da una parte, non va bene dall'altra. E la legalità non ha fazione e non ha neanche una destra e una sinistra. Però non mi sono trovata a dover discutere una cosa del genere all'interno di queste aule. E quindi, come al solito, e lo ripeto, stiamo perdendo tempo, non perché non sia importante, ma perché un discorso va fatto in generale, o lo si fa per tutto o non lo si fa per niente. E ripeto, entrare nelle scuole e insegnare, non loro sono brutti cattivi fascisti perché fanno questo, questo e quest'altro, e là questo che cos'è? Loro sono bravi perché dipingono col rosso? Loro sono bravi perché c'è scritto pezzi di puntini puntini? Qual è la differenza? Io non la trovo, sono sincera. Io trovo vergognoso, anzi, che si prendano le difese solo di una parte perché fa comodo politicamente, perché qualcuno ce l'ha chiesto, e non di un'altra. Per me si deve attaccare l'una e si deve attaccare l'altra, perché sono sempre stata contraria a queste buffonate scritte sui muri che danneggiano non solo le nostre città, ma che gravano sulle tasche dei cittadini. Quindi da parte di Fratelli d'Italia, e non è un voler nascondere la testa, ma è un volerla alzare. Lungi da me il dire che non esiste destra e sinistra, esiste come, ma su queste cose, sul decoro, sulla legalità, sul rispetto, non esiste destra e non esiste sinistra, esiste la dignità umana, esiste il decoro urbano, esiste il fatto che non bisogna farlo, che tu sia di destra, che tu sia di sinistra, punto. Punto. E ci troviamo per l'ennesima volta a discutere. E ne sono contenta perché almeno penso di essere stata abbastanza chiara e penso, sì, sono stata molto chiara, caro Partito Democratico. Lo dico perché, no, io parlo a nome di Fratelli d'Italia, non ho depositato ancora nessun atto. Quindi mi dispiace, e comunque anche se fosse al gruppo misto bisognerebbe vedere dopo questa cosa, giustamente mi ha fatto riflettere chi diventerà capogruppo. Detto ciò, visto che vogliamo fare così, vogliamo fare furbi, allora facciamo tutti furbi, perché uno quando sembra gentile poi prende le mazzate, allora evitiamo di essere troppo gentili, no, giustamente. Questo è quello che succede sui muri della nostra città. E io condanno quello, caro Partito Democratico, condanno questo, cari consiglieri, perché non esiste, e non esiste, e dovreste attaccare anche il gruppo antifascista che oggi a Roma ha fatto questo. Ha fatto questo perché non è scusabile nessuno, non è scusabile chi fa una svastica sulla vostra porta, non è scusabile chi fa una cosa del genere sui muri della città. Punto. Detto ciò, vedo che gli animi si sono scaldati, penso di essere stata abbastanza chiara, quindi condannando ogni forma di violenza, di minaccia e di intimidazione che non fa parte
non fa parte del nostro modus operandi, condanno però qualsiasi atto di illegalità e che va contro il decoro urbano. E ogni cittadino si dovrebbe vergognare di uno e dell'altro. Però non vi ho sentito a voi vergognarvi di quello che è successo. Sono stata io a dover chiedere la rimozione di quel murales che, mi permetto anche di dire, non credo sia stato ancora rimosso, quindi magari se procediamo farò una verifica, ma se procediamo sarebbe meglio. Perché quello a cui noi dobbiamo puntare è una pace sociale. È una pace sociale, dire che sbaglia l'uno e sbaglia l'altro su queste cose. L'ideologia, la discussione, le idee portate avanti all'interno delle aule democratiche che, in cui noi ci troviamo, sono altra cosa. Possiamo avere distinte, diverse idee, ma su alcune non possiamo fare passi indietro, perché se facciamo passi indietro lasciamo adite, lasciamo spazio a incivili. Non chiamiamoli in altro modo, lasciamo spazio a degli incivili. Con questo concludo e penso di essere veramente, a nome del gruppo, di essere stata molto chiara, e mi auguro che questa situazione, che questi gesti vengano condannati da una parte e dall'altra, anzi mi auspico che nelle commissioni venga fatto un lavoro serio per capire come, passatemi il termine, punire o quale azione del municipio possa essere messa in campo contro questi gesti incivili da una parte e dall'altra. Punto. Gli altri capigruppo, consigliere Ciancio. Grazie Presidente, giusto per rimarcare alcune differenze sostanziali, intanto arriva non solo da parte nostra, ma penso da tutti, quando si tratta di persone, una solidarietà che va al di là di ogni cosa. Qui non si tratta di strade, luci e formali, come diceva nell'Ottocento qualcuno che anticipava il pensiero della repressione contro le persone. Le persone vengono prima. E quindi qua non stiamo parlando di imbrattare un muro o una posizione rispetto a un atto rispetto a un altro, stiamo parlando di atti verso le persone. E siccome vi devo dire che un po' tutti quanti abbiamo frequentato luoghi della politica e non della politica, dove serenamente ci possiamo mettere a studiare e a stare insieme agli altri, e vorremmo che questi fossero luoghi sicuri, a prescindere, e invece ci siamo ritrovati a giustificare adesso qualcuno, che ringrazio, come dire, l'intervento del capogruppo, ma poi dirò qualcosa al capogruppo pentastellato, però il fatto di rigirare adesso l'aspetto sull'imbrattamento di un muro piuttosto che un altro, qua stiamo parlando di principi costituzionali, riproporre un modello che non è corretto e non è giusto rispetto alla Costituzione è un atto gravissimo. E non si può paragonare a un aspetto di imbrattamento di muri rossi o gialli. Sarò con la maglietta rossa sabato e penso che sarà un colorare rossa tutta l'Italia rispetto a questi fatti che... Capisco che, come dire, possa essere una posizione scomoda avere nel gruppo misto una persona libera ma che parte da principi di libertà, ma cercare di infiltrarsi per affermare pensieri distorti non è alquanto giusto. Intanto poniamo una grande solidarietà unitaria nei confronti dei fatti che sono successi, e questo non vuol dire mettersi a fare lotta perché quello è uguale a quell'altro, no, c'è una differenza. E lo voglio rimarcare, c'è una differenza tra quello che è stato fatto e hanno subito dei ragazzi giovanissimi e quello di cui qualcuno oggi paventa differenze e non differenze. Voglio dire altrettanto un piccolo particolare: quando il Presidente, nonché capogruppo, nonché insegnante, dice questi eventi, non li chiamiamo eventi. Non è un evento musicale o un evento culturale, una sciagura del genere. L'evento è un qualcosa di programmato. L'evento non può essere questo, non lo può, giusto per non dare adito a dire sai, un evento è una cosa molto leggera. No, non è un evento, è una sciagura.
cioè, è qualcosa di illegale, ci sono indagini in corso. Io mi auguro che, come dire, la magistratura sappia verificare non solo quel fatto, ma anche tanti altri che nel nostro territorio sono avvenuti. Via Taranto, l'abbiamo detto insieme alla Presidente Lozzi, in Piazza Re di Roma. Bisogna fermarla, perché c'è una differenza tra vendere generi alimentari solo per italiani, solo per famiglie italiane. C'è una differenza, questo è un principio che va contro ogni regola e quindi è stato condannato dal Movimento 5 Stelle, condannato da ogni forza politica. Non si tratta di imbrattare un muro di rosso, quello sì, siamo d'accordo, è un senso civico. C'è il 665 del Codice Penale che dice divieto d'affissione, a qualsiasi norma ci si può attaccare contro l'imbrattamento di tutte le serre cinesche delle attività commerciali, dove è un'altra cosa. Ma paragonare un atto fascista che ripropone la scritta, ve la rileggo, viva il fascismo, e poi le altre e a Forza Nuova, croci celtiche, svastiche, e strappare le bandiere di un partito politico è un atto gravissimo. Cioè, io non so se siamo abituati che dobbiamo bruciare bandiere dell'avversario, ma io penso che questi tempi sono finiti, da molto tempo dovrebbero essere finiti. Allora, se noi lasciamo uno spiraglio, dico uno spiraglio a queste azioni, andrà a finire peggio. Io concludo nel manifestare, come ho già fatto, la piena solidarietà al Partito Democratico e a tutte le forze politiche che si vedono costretti a rivolgersi alla magistratura per difendere la democrazia nei luoghi e nei posti dove frequentano i militanti per portare un'azione di libertà. Nient'altro devo dire, tranne che ringraziare la Presidente d'Aula che ci ha dato la possibilità di questo momento di chiarimento, e ribadisco che avrei approvato pure io la mozione, perché conteneva molto, molto più sostanza. Non è che si approvano due mozioni, noi abbiamo sbagliato. Eccedere nella democrazia è un fatto positivo. Aver invece penalizzato l'Aula nel dire questa sì, questa no, vuol dire che, ecco, lì c'è una differenza, c'è stata una differenza e una sottovalutazione del problema. Invece forse, come ha sostenuto pure il capogruppo, era il caso di parlarne magari prima, no? Preconcetto, dice no, questa non si arriva dal Partito Democratico, no, quella sì, perché noi l'abbiamo già scritto. No. Né tantomeno dire che è anacronistico parlare di questo. È sempre buono parlare di tutto. Quindi io mi auguro che per il futuro tutti si potranno impegnare per migliorare questo pezzo di territorio che risente fortemente di un incremento sostanziale verso percorsi che non vanno nella direzione della democrazia e del senso civico di tutta il municipio. Grazie. Consigliere Todi, lei vuole intervenire? Senz'altro, io ribadisco la condanna verso tutti gli atti di violenza e anche intimidazioni che ci sono state il 30 giugno nei confronti della sede del PD, di Potere al Popolo e di Fondazione Comunista, che sta lì. Non a caso l'attacco io lo vedo più nei confronti di Potere al Popolo, che è presente anche ed è stato ribadito anche nelle scritte. La condanna deve essere piena contro tutti gli atti di violenza, contro tutte le intimidazioni. Io nel consiglio precedente, quando si è parlato di queste cose, ho ribadito la chiusura contro tutti i sistemi dittatoriali, perché qui, quando parliamo di fascismo o comunismo, parliamo di sistemi dittatoriali. Allora, io non vorrei parlare sempre solo di una parte, perché gli atti purtroppo questa volta sono venuti
nei confronti di partiti della sinistra, ma gli attacchi vengono pure nei confronti di partiti del centrodestra. Io ho subito due volte, la Digos è venuta nel mio ufficio perché ci stavano scritte, risalgono a un po' di anni fa, comunque ci stavano scritte, fatti da comunisti ortodossi. E rispetto a questo, perciò, quando noi parliamo, dobbiamo parlare, e io non sento quando si parla di questo, di condanna comunque di tutti gli estremismi, di destra e di sinistra, perché esistono estremismi di destra da condannare, esistono estremismi di sinistra da condannare, esistono occupazioni che fa alcuni di estrema sinistra da condannare e occupazioni di estrema destra da condannare. Ecco, se noi siamo unitari, ma unitari in questo, nella condanna complessiva di tutti quelli, io penso che saremo più forti. Non facciamo soltanto un discorso da una parte, ma dobbiamo farlo complessivamente. Qui c'è la possibilità di un forte discorso unitario. Se stiamo sempre frazionando il discorso della violenza, che è più cattiva se viene da una parte e meno cattiva, se le scritte sono più cattive se vengono da una parte o se vengono dall'altra, io penso che sbagliamo, non riusciamo ad avere un discorso veramente unitario, che ci deve essere invece contro tutte le violenze antidemocratiche, tutte le violenze antidemocratiche. Perciò io ribadisco, in questo caso c'è da fare una condanna forte per il discorso del 30 giugno, però ecco, attenzione, dobbiamo avere un discorso complessivo contro tutte le violenze, da qualsiasi parte queste vengano. Grazie. Se è una cosa veloce, un invito, le do un minuto, sì, certo. Veloce però, veramente. Io volevo solo dire che la risposta che è stata data e organizzata ovviamente di fretta è quella di sabato, che ci sarà una notte bianca della legalità, ci sarà la discussione di alcuni brani, la visione di alcuni filmati, e in realtà non sarà una condanna a qualche cosa, ma è semplicemente una risposta pacifica ad un atto violento che c'è stato, e quindi i ragazzi che erano lì hanno deciso di fare questo momento di... E ovviamente, oltre ad invitare tutto il Consiglio, chi vorrà, a via Chiovenda, perché appunto è stato il luogo dove c'è stato l'attacco, ovviamente noi estendiamo a chi voi ritenete anche giusto e opportuno, quindi ad associazioni, a chi volete, l'adesione e l'invito a partecipare e ad unirvi a questo momento di riflessione e di risposta. Grazie ancora. Niente. Allora, concludiamo qui questa parte e iniziamo la discussione degli atti all'ordine dei lavori di oggi. Il primo è la proposta di deliberazione avente ad oggetto nomina degli organi elettivi del Centro Sociale Anziani Cinecittà. Lascio la parola al relatore, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Con questa proposta di delibera d'iniziativa degli uffici andiamo a procedere alla ratifica del comitato di gestione del centro anziani di Cinecittà. La proposta di delibera è stata discussa e sulla stessa è stato espresso un parere favorevole dalla Commissione 4 il 28 giugno 2018. Abbiamo un parere positivo favorevole da parte della direzione socio-educativa del 19 giugno 2018 e altrettanto con la stessa data del direttore del municipio, dottor Menichini. Procederei direttamente alla lettura del dispositivo con l'elencazione dei nuovi eletti. Alla carica di presidente il signor Bobby Dino, con voti 141. Componenti del comitato di gestione, i consiglieri, signor Mazzoni Ruggero, voti 64, Bartoletti Michele, voti 23,
Cacciamani Angelo, voti 16, Purificato Oliviero, voti 12, Ballone Vincenzo, voti 12, Carocci Fernando, voti 12. I signori e le signore Ceralli Alfredo, con voti 10, Moreschini Fernanda, con voti 8, Milidone Pasquale con voti 6, Sconti Francesco con voti 5, Cecchini Eliana con voti 4, Giustiniani Alberto con voti 2, Persia Caterina con voti 2, Polimeni Michelangelo con voti 1. In base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, rimangono in graduatoria per eventuali surroghe. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Toti. No, io i soliti auguri che faccio a tutti i presidenti, di buon lavoro senz'altro. Il presidente Bobbi Dino è un nuovo presidente, già non ha ricoperto nel passato questa carica, perciò ecco, voglio dire, è un centro che ha lottato il centro di CSA di Cinecittà, voglio dire, siamo riusciti a dare risposte anche se con difficoltà, diciamo, con mesi che il centro purtroppo è stato chiuso nel periodo natalizio, comunque ce l'abbiamo fatta e oggi c'è finalmente l'elezione del nuovo comitato di gestione e del nuovo presidente. Perciò auguri al signore Dino Bobbi. Altri interventi? No? Se non ci sono altri interventi, io passerei alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Principato. Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, ci uniamo agli auguri di buon lavoro al nuovo Presidente, al nuovo Comitato di Gestione, garantendo come in ogni caso la nostra disponibilità a collaborare. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? No. Allora, l'espressione, scusi, è favorevole. Sì, l'avevamo capito. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sono 20 voti favorevoli, quindi il Consiglio approva la delibera. E adesso passiamo alla votazione per la immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 20. Approvata, il Consiglio approva, la concede. Allora, passiamo al punto successivo, che invece è la proposta di deliberazione avente ad oggetto ratifica delle surroghe dei componenti dei comitati di gestione dei centri sociali anziani Quarto Miglio e Spartaco. Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, anche questo è un atto di origine amministrativa per il quale viene richiesta un'espressione di parere alla commissione di riferimento che presiedo e una votazione della delibera al Consiglio Municipale. Anche questo atto è stato discusso nella commissione del 28 giugno 2018, accompagnato nella discussione da pareri favorevoli del direttore dell'area socio-educativa e del direttore del municipio. In questo caso si tratta della ratifica di due surroghe per alcuni consiglieri che hanno, diciamo, rinunciato al ruolo. Andrei direttamente sul dispositivo molto rapidamente. Il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di ratificare la surroga del signor Tatarella Dario nel Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani CSA Quarto Miglio, approvato con deliberazione 6 del 1 febbraio 2018. Presidente il signor Camillo Roberto, componenti del Comitato di Gestione i signori Semeraro Gabriella, De Negri Giampiero, Viola Maria Gabriella, Serventi Ildebrando, Jacobelli Ornella, Tatarella Dario, di ratificare la surroga del signor Petino Rinaldo nel Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani CSA Spartaco, approvato con deliberazione 15 del 1 marzo 2018. Presidente, signor Guerrifine, componenti del Comitato di Gestione Anelli Irene, Lovino Ettore, Anelli Yolanda, Branca Leoni Guido, Berioli Dino, Petino Rinaldo. Grazie.
altri interventi? Nessuno? Dichiarazioni di voto? Nessuna? Passiamo alla votazione. Ah. No, la votazione. Stava già votando? Lei, Stelitano, voleva fare la dichiarazione? Ok, passiamo alla votazione. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Diciannove. Unanimità, quindi viene approvato l'atto dal Consiglio e passiamo alla votazione per l'immediata esecutività. Favorevoli? Favorevoli ci sono? Contrari? Astenuti? Concessa all'unanimità. Allora, passiamo al punto successivo, che è la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Ariano, De Chiara, Principato, Tosatti, Rinaldi, La Zazzera, Zitoli e Triputi, avente ad oggetto adozione delle azioni necessarie al completamento del sistema di raccolta differenziata porta a porta nel municipio VII. Consiglieri, potete sedervi così riusciamo. Ok. Lascio la parola a lei, consigliere Ariano. Sì, grazie Presidente, buongiorno colleghi consiglieri. Per quanto riguarda l'atto, questa è una proposta di risoluzione che ha come obiettivo quello di poter portare al completamento del progetto di porta a porta, quindi della raccolta differenziata sul nostro territorio su base appunto domiciliare o laddove possibile. Nell'arco di questa nuova consigliatura si è avviato un piano differente appunto di porta a porta rispetto a quella che noi conosciamo, che già in precedenza era stata attivata dall'anno 2015 nel nostro territorio. Grazie a lei. Pertanto si è ritenuto opportuno, al fine di consentire al nostro territorio di essere fra i prossimi in programmazione da parte appunto dell'Assemblea Capitolina e di AMA per la valutazione del processo di completamento o comunque di attivazione nelle more di progetti specifici. Quindi l'atto di cui, visto che lunghetto, eviterei a tutti di ascoltare la mia voce per troppo tempo, io dell'atto leggerei l'impegna. Se preferite vi leggo anche... Consigliere Giuliano, fuori di qui. Allora, è uno dei pochi. Dicevamo appunto che con questo atto noi andiamo ad impegnare la Presidente affinché si attivi presso la Sindaca e i competenti assessori capitolini per il pronto inserimento del Municipio VII nella programmazione dell'attività di mappatura e progettazione di riordino della raccolta dei rifiuti urbani, l'avvio e o appunto il completamento della mappatura di dettaglio delle utenze domestiche e non domestiche insistenti sul territorio del Municipio VII di Roma Capitale, al fine di definire i piani di sviluppo della raccolta dei rifiuti urbani calibrati sulla reale domanda di servizio territoriale, e la predisposizione di progetti pilota specifici che, nelle more dell'attuazione di quanto sopra specificato, individuino azioni di contrasto al fenomeno della migrazione dei rifiuti nelle aree interessate dal fenomeno, favorendo a titolo esemplificativo l'avvio di tavoli congiunti specifici con forze di polizia, polizia locale ed AMA SPA. Io lascerei la parola se ci sono degli interventi e poi eventualmente. Grazie. Grazie consigliera, ci sono interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente, il piacere di sentire la collega per tutta la proposta di risoluzione aveva anche un altro scopo, quello appunto di poter anche ricapitolare un pochino le cose che ci eravamo detti in commissione. Allora, per andare subito al
io ho ritenuto quest'atto talmente, diciamo, impostato bene che mi mancava una parte, insomma, nel risolve. Perché quando tu imposti un atto di questo tipo, dove riesci a tener conto delle varie tipi di aree e quindi delle varie aree che sono riferite agli interventi, no? Verdi, gialle, arancioni, rosse, azzurre e grigie, quindi differenziando l'intervento specifico di AMA. Quando tu metti appunto tutto quello che è stato fatto fino ad oggi, anche con le delibere appunto della Giunta Capitolina, del piano operativo, cioè, quando tu vai a esplicitare bene il fatto di dover comunque anche prevedere delle domus dove è possibile ecologiche, quindi quando tu metti in evidenza gli ettari che tu hai di fronte e che devi comunque lavorare, è normale che, e questo non ne faccio menzione, insomma l'ho detto anche in commissione, avrei preferito, avrei gradito una specifica più precisa, ecco, cioè una richiesta più precisa. Perché? Perché, e questo ovviamente non è che ne do colpa politica a voi maggioranza, ma dall'esperienza che cosa ne consegue? Ne consegue che dal 2009, quindi, c'è stato sempre un atteggiamento molto diciamo attento nei confronti di AMA, che avrebbe dovuto comunque nel piano industriale prevedere degli interventi ben precisi, quindi dal famoso 30, 40, 50, 70% di raccolta differenziata, quindi a numeri insomma che si avvicinano un po' a quelli che erano e che hanno sempre messo come risultato industriale, alla verifica appunto di anche altre aree ecologiche, quindi di altri spazi adeguabili agli interventi e all'utilizzo della stessa azienda, ma ovviamente anche a quelli che doveva essere comunque il primo passo per identificare i quadranti nel nostro municipio che erano idonei per iniziare questa raccolta porta a porta, perché diciamo che la differenza sostanziale è il PAP. Perché dico la differenza sostanziale è il PAP? Perché prima di questo si tentò nella città consolidata, quindi quartiere, per capire, molto densamente abitato, Don Bosco, per farci capire, di un sistema duale che aveva dato diversi, nonostante l'intenzione, diversi notevoli problemi. Quindi gli utenti, la stessa azienda non ha trovato convincimento di tale operazione, tale intervento. Per cui con delibera, perché quello che dico è in delibera, non è che è stato messo così volativamente detto in una sala o in qualche incontro, ma in delibera fu precisamente individuato nel nostro municipio, quindi innanzitutto il nostro municipio era stato messo tra gli ultimi, quindi nella programmazione, diciamo, di questi interventi, anche in funzione dell'accorpamento che si stava verificando, quindi passiamo già intorno al 2012-2013, cioè era in atto un accorpamento, il municipio più popoloso di Roma, quindi ci siamo battuti affinché AMA potesse prendere in considerazione questo passaggio. Ma nel mettere appunto nero su bianco, introdurre questo, si erano identificati tre quadranti idonei: uno era Statuario, uno Quarto Miglio e l'altro Cinecittà Est. Questo è da delibera. Dopodiché, sempre nel piano industriale di AMA, perché AMA fa i piani industriali a seconda della sua immagine e somiglianza, oppure li fa in base al direttore generale che cambia o al presidente, non lo so, questi tre quadranti sono spariti, cioè non ci stanno nel PAP, ma c'è tutta un'altra zona morena che è ugualmente idonea, no? È ampiamente, insomma, omogenea. E quindi non hanno rispettato quello che da delibera avevano comunque messo in opera, e quindi questo mi lascia, nei confronti di AMA, mi lascia quell'amaro in bocca, quel dubbio famoso
che io anche in commissione ho detto. Perché? Perché se noi dobbiamo aspettare che AMA rifà un'altra volta il censimento, riguarda le mappature, ci rifà un altro piano industriale dove il nostro settimo municipio verrà messo sempre tra virgolette verso, no, le ultime fasi, e se noi non abbiamo, no, come si dice, una finestra dove poter comunque interloquire in modo puntuale e dire a fine anno: ma tu, insomma, io ti dico, vabbè, tu fai il piano industriale, ma che cosa hai deciso per il nostro settimo municipio? Lo dovremmo sapere entro fine anno, perché se è vero che partirebbe nel 2019, è normale che noi entro fine anno dovremmo avere un feedback, almeno di dire, benissimo, partiremo a febbraio, giugno, novembre 2019, 2020, no? Però basta saperlo, perché almeno metteremmo in condizioni, sempre su carta ovviamente, però metteremo in condizioni AMA di prendere un impegno. Poi, ripeto, carta viene modificata, però intanto la rimettiamo al tavolo e la rimettiamo a controfirmare quello che dice. Quindi, con tutta la buona volontà che ho apprezzato nel leggere le 3-4 pagine precedenti all'impegno e nel condividere ovviamente lo sforzo politico, no, che uno fa come commissione, come lavoro, però poi mi sembra, insomma, un po' leggero quello che noi andiamo a chiedere, come dire, ma hai fatto arrabbiare, non te parlo più, però se mi saluti so contento. Beh, insomma, no? Cioè, non te parlo più, mi hai fatto arrabbiare, mi hai voltato le spalle, non mi hai considerato, domani mi devi dare la risposta, no? Prende del tempo, ma devi dare una risposta. Cioè, non può essere una cosa ancora un po' così alla vogliamoci bene, perché abbiamo visto, quindi ecco perché sono partito dal 2009, abbiamo visto che questo non è avvenuto, anche perché ovviamente l'azienda, che ovviamente è a partecipazione comunale, quindi ha un asset e un printing, no, da Roma Capitale, sembra non sentirne più di tanto, si muove a sua immagine e somiglianza, e quindi sembra appunto che sì, va bene, ti sei arrabbiato, però municipio, però io devo fare altre cose, no? Anche perché per fare questo, per vedere se effettivamente c'è volontà politica industriale, c'è bisogno anche di un'azione di assunzione di personale, perché serve per fare quello che è il piano industriale di AMA, personale, mezzi e fondi economici. Quindi se questo non c'è, non si fa nei nozze che i fichi secchi. Cioè, è normale che non si arriverà mai ad avere, perché sennò facciamo come le truppe, no, che venivano spostate da una parte all'altra, capito, a seconda di quando serviva, no, così facevano quando in alcuni personaggi, no, nei tempi passati, e sembrava che c'avevi sempre tanto personale, invece era sempre lo stesso. Ma questo è stato detto anche da dirigenti di AMA, cioè nel far partire nel sesto municipio il PAP hanno preso gente dai vari municipi, l'hanno tolti, l'hanno scaricati tutti lì, cercando di ottenere un risultato da quella parte, ma hanno scoperto da quest'altra. Questo già anticipo quindi il mio voto, il voto insomma del gruppo, di astenerci da questa votazione, per il motivo ben preciso. Cioè, non c'è mai stata secondo me un'astensione più chiara, perché non vogliamo non essere propositivi, ma non possiamo non pretendere da AMA un comportamento e una risposta più precisa. Quindi nella bontà ci siamo, ma nel risolvere e nel chiedere un po' meno, ecco l'astensione, che sarà diverso l'atteggiamento nell'atto successivo, dove volutamente c'è una posizione ben precisa. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Toti. No, io parlo, parto da dove ha finito il consigliere che mi ha preceduto, dove abbiamo visto una certa buona volontà, che poi voglio dire però non arriva a risultati se non c'è quello che noi, che io ho chiesto già nel passato. Oggi forse con la mozione che andiamo a approvare, un piccolino passo avanti, nella mozione andiamo a approvare successivamente,
lo stiamo facendo, però è il famoso contratto di servizio decentrato, perché se non c'è il contratto di servizio decentrato, e purtroppo l'AMA non si è comportata bene nei confronti nostri, parlava di piano industriale, di tutto quello che fa riferimento a questo, e voglio dire, ci ha ignorato, perché a parte la partenza su Sesto e Decimo, e adesso poi si passa ad altri due municipi ignorando completamente il settimo municipio. E voglio dire, questa cosa porta a una riflessione, cioè voglio dire, contiamo come noi come municipio ci facciamo rispettare. Più volte la Presidente della Commissione ha espresso preoccupazioni rispetto al rapporto con l'AMA, voglio dire, capiva, a parte il Presidente, quelli che sono i responsabili del territorio, però voglio dire, non c'era rispetto all'AMA una considerazione, lo vediamo su questo, come ho detto, si è partito col Sesto e Decimo, adesso si dicono e si danno indicazioni su due nuovi municipi dove deve essere e deve partire bene il servizio a porta, e in questi due non c'è il settimo municipio, ma anche rispetto a richieste che noi abbiamo fatto ad AMA e che sono state in evase. C'è una buona volontà, io anche in commissione mi sono astenuto, non ho votato contro, perciò voglio dire, si cerca di camminare, però è chiaro che se noi cerchiamo di camminare e l'AMA non ci sente, voglio dire, perdiamo tempo, comunque facciamo un buon esercizio di buona volontà, però poi non raggiungiamo risultati. E rispetto a questo bisogna dire, nel servizio che AMA svolge nella città di Roma, 2021 70%, noi negli ultimi due anni e mezzo fatichiamo a superare il 40%, perciò anche rispetto a questo, perciò uno sforzo forte rispetto al discorso dell'estensione del porta a porta. Però negli incontri che noi abbiamo avuto sia a livello di osservatorio e sia a livello di commissione, ci è stato detto più volte da AMA la difficoltà di portare il porta a porta a livello complessivo di tutto il territorio. Il porta a porta si può fare senz'altro nelle zone extragra, il porta a porta riusciamo a farlo e cercheremo di farlo anche in altre zone, penso a Villa Fiorelli, penso ad altre zone, Quarto Miglio, altre zone del municipio, però non riusciremo ad arrivare purtroppo a un porta a porta complessivo. Ci saranno, e questo chiaramente lo chiediamo con forza, io penso che si possa arrivare presto a cassonetti intelligenti, abbiamo detto che questa è una risposta che penso su questo siamo tutti d'accordo, necessaria e indispensabile, rispetto pure a quello che la risoluzione indica come fenomeno della migrazione, ma anche rispetto ad altri. Io ho espresso più volte l'insoddisfazione dei cittadini rispetto al fatto che purtroppo gli squaletti non riescono a passare nel giro di poco tempo dopo che è passato il compattatore, e ci troviamo con i cassonetti puliti, però con stazionamento di rifiuti. Stazionamento di rifiuti che magari rimangono per 4, 5 ore, 6 ore, persone che hanno fatto la differenziata, però non possiamo praticamente, che sta nei pacchetti lasciati a fianco dei cassonetti, perché quella andrà tutto quanto nella differenziata, anche se c'è stata buona volontà da parte dei cittadini. E perciò voglio dire, uno sforzo
va fatto, l'AMA ci deve rispettare come settimo municipio, deve dare risposte ai cittadini, perché ancora, l'abbiamo detto più volte, c'è sofferenza rispetto al servizio AMA nel nostro territorio, e noi ci auguriamo chiaramente che questo possa migliorare e i cittadini possono avere un servizio, anche perché ancora non riescono ad avere sconti rispetto a questo servizio, e voglio dire, la buona volontà c'è, ci deve essere però anche una risposta, la buona volontà c'è e deve sempre anche migliorare, è un fatto anche di educazione civica questo qui, però ci deve essere anche uno sforzo da parte dell'AMA di rispettare il settimo municipio. Altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Io guardo a questa iniziativa, come dire, con interesse e con, da una parte, ammirazione rispetto al fatto che qualcuno si possa augurare il completamento del sistema della raccolta differenziata porta a porta, ma che nessuno voglia dire effettivamente che non sta funzionando, non sta portando nulla, che è un fallimento. I cittadini pagano molto e il servizio è un servizio che non funziona. Non funziona perché è squilibrato rispetto ai territori dove viene applicato il modello porta a porta, non funziona perché non c'è una carenza generale rispetto a quello che è un normale servizio in qualsiasi comune d'Italia dovrebbe portare benefici. Questo non sta funzionando. Cioè, se voi avete prova certa che sta funzionando, allora noi proponiamo un'azione diversa per la raccolta differenziata. Non sta funzionando, cioè i quartieri dove è attivato il porta a porta non funziona. Naturalmente squilibrio tra il numero di utenti servizi dal porta a porta, 77 in una zona ai margini extra gra, 2000 nella zona centrale, forse sarebbe stato pure meglio incrementare la parte della zona ex nono, ma questo l'abbiamo detto tanto tempo fa. Poi su tutto quello che la pubblicità, così, io non so se i cittadini sono quelli che qualcuno racconta, va bene o non va bene, la situazione è drammatica, i cazzonetti sono inadeguati, sono pieni. Se io voglio che voi, cioè vogliamo fare un giro insieme per vedere come e qual è il problema della raccolta, l'osservatorio che cosa dice? Guarda, analizza, oppure sta lì a dire sì, proponiamo un pezzo di carta che comincia, facciamo i cazzonetti intelligenti. E quali sono questi cazzonetti intelligenti? Me lo volete dire come sono questi intelligenti? Facciamo un test ai cazzonetti? Cioè c'è qualcosa che non va. E naturalmente io condivido quando qualcuno dice che è una questione anche culturale dei romani, ma non possiamo imputarlo ai romani, perché se poi guardiamo a, come dire, come se c'è un sistema che funziona si devono adeguare, se ci stanno le azioni amministrative contro lo scellerato che butta, abbiamo avuto prova in un quartiere, abbiamo visto che buttavano i calcinacci, siamo andati a dire no, non si buttano i calcinacci dentro, un altro poco ci meno, e ci stanno naturalmente, ma il discorso generale è quello che un'amministrazione che fa pagare, in questo periodo arrivano le batoste 300-400 euro, dipende dal metri quadri e utenti in famiglia, cioè si richiederebbe un servizio dignitoso. E invece proviamo a guardare in tutte le strade che succeda con il servizio di cui noi stiamo parlando. Io onestamente non vedo un'azione che possa migliorare in questo momento, un'azione diversa, se non facciamo funzionare quello in essere. Una delle cose che vedo pubblicizzare, c'è l'istituzione del servizio per i rami che vengono abbandonati su con la potatura. Da gennaio a qualche giorno fa io ho elencato un numero di strade innumerevoli, partendo
via Rimini a cui ho dato la fotografia, i rami secchi restano lì. Cioè, poi sul sito troviamo, abbiamo istituito la raccolta speciale per i rami e le potature leggere, letto. Non funziona, c'è qualcuno che abbandona lì il tutto. Allora, o ci parliamo bene con l'AMA e diciamo il municipio fa un subcontratto di servizio, che non è quello vigente, qualcosa in più, allora si può parlare di decentramento, però dobbiamo portare nel territorio, nel municipio, AMA e stipulare un subcontratto di servizio speciale in cui diciamo no, due volte deve passare in via, che ne so, via Spurio Casso, non deve passare due volte a settimana, una volta a settimana, ma deve passare tre volte, perché lì è come il deposito delle bottiglie dell'inciviltà. Quindi il contratto di servizio che abbiamo stipulato come municipio con AMA prevede puntualmente tante cose importanti che vanno controllate. Cioè, prima di tutto dobbiamo far rispettare il contratto di servizio in essere e poi ne chiediamo uno, come naturalmente molte volte ci siamo detti. Vogliamo fare un subcontratto, modificare il contratto in essere? Questo vuol dire decentramento. E ha tutto il potere il municipio, attraverso l'azione di tutti i consiglieri, delle commissioni e della presidente e degli assessori, per mutare questo andamento. Onestamente, non è che io non faccio tutte le cose che si scrivono. Possono essere condivisibili perché è uno sforzo immane scrivere, però poi su che cosa verremo giudicati? Su quello che produciamo. L'ho detto mille volte in quest'Aula, io capisco che posso essere una cozzaglia, come qualcuno ha ripetuto, perché sono finito nel gruppo misto e quindi è definito come una cozzaglia, ma è una cozzaglia di pensieri liberi che dal dopoguerra possono sostare, quindi un principio di democrazia che non può annullare dicendo che magari è scomodo un consigliere in più che possa parlare in più. Non è così, perché, le ripeto, dal dopoguerra in poi si potrebbero anche analizzare quanti in questo periodo sono emigrati nel gruppo misto, anche dall'opposizione. Prima, adesso maggioranza. Tornando in merito delle cose, che cosa vogliamo fare nella sostanza con questo atto? Cioè, che cosa possiamo fare nella sostanza? Io non vedo soluzione, l'ha letto prima, l'unica cosa è quello di un contratto di servizio diverso, oppure mettiamo buona volontà e cerchiamo di far funzionare il porta a porta quello che abbiamo, ma prima di tutto riequilibriamo i numeri. Abbiamo il coraggio di riequilibrare i numeri? Perché il porta a porta lo devono fare solo extra grae e non a Torre del Fiscale? Lo diceva pure il consigliere, si è ricordato di una zona dove le case sono basse, si può attuare benissimo. Villa Fiorelli. Oh, sono tutti villini. Non è difficile fare il porta a porta, però ci vuole applicazione e controllo rigido da parte delle istituzioni. In questo momento il controllo ce l'ha chi governa in questo municipio e Roma. Quindi ci ritroviamo qua a discutere, a portare un atto, quando secondo me, lo dico dall'inizio, dovremmo impegnarci tutti e di più affinché gli atti non rimangano nel Consiglio. Ride il consigliere saggio anziano perché pensa alla risoluzione di via di Quarto Miglio che giace morta nel cassetto, eppure è stata definita una risoluzione storica e importantissima che poteva cambiare il panorama. Anche le altre precedenti risoluzioni che abbiamo fatto per l'osservatorio sui rifiuti. È un'azione vera e concreta sul territorio affinché possa migliorare questo servizio che i cittadini lamentano, è visibile sotto gli occhi di tutti, e tutti voi dovreste dire con semplicità e amor di città e di quartiere: miglioriamolo da Morena a San Giovanni. Grazie. Altri interventi? Ce ne sono? No? No, se non ci sono interventi io passerei alle dichiarazioni di voto. Se vuole intervenire, le può intervenire alla fine. Prima delle dichiarazioni di voto? Adesso, se non ci sono altre dichiarazioni, può intervenire il relatore e poi può fare la dichiarazione di voto. Sì, allora mi sembra che non ci siano, quindi può intervenire.
Grazie Presidente e colleghi consiglieri. Sì, come detto dall'inizio di questa consiliatura, ritengo che la commissione, della quale con grande onore e tanti oneri, che mi è stata affidata, appunto della presidenza che mi è stata affidata, è ovviamente una tematica che attiene a questioni che danno sulla vita quotidiana, quindi la mobilità, i trasporti, l'ambiente, il decoro, il verde, che sono le tematiche sulle quali tutte le consigliature precedenti ovviamente si sono trovate a scontare le gravi carenze strutturali di un sistema che ovviamente è alquanto riconosciuto. Tant'è infatti che nel momento in cui comunque predisponevo il mio documento avevo ben presente la risoluzione numero 1 del 16 gennaio 2014 fatta dall'allora settimo municipio, nella quale venivano ribadite tutta una serie di questioni legate a deliberazioni, capitoline e a tutta una serie di determinazioni dell'amministrazione capitolina che avrebbero dovuto in qualche modo regolamentare e migliorare la vita quotidiana attraverso ovviamente una maggiore gestione e una migliore riorganizzazione del sistema del ciclo di rifiuti a Roma. Gli stessi colleghi, dei quali alcuni sono anche intervenuti in questa occasione, fortemente chiedevano l'inclusione del municipio anticipata rispetto a quella che avrebbe dovuto essere, ovvero chiedevano nel gennaio 2014 che entro il 2014 potesse essere completato. Ovviamente la determina per il porta a porta, come sappiamo tutti, per quanto riguarda la delibera di Roma Capitale è arrivata poi a marzo del 2015. Io prego i colleghi, visto che ho piacere di rispondere a loro, insomma, che magari se vogliono mi ascoltano. E quindi è evidente che io abbia ben presente non solo le richieste del territorio quotidiane da quando ovviamente siamo entrati in questa consiliatura, sia ovviamente quelle che già i rappresentanti dei cittadini hanno fatto negli anni passati. Quindi non ho la presunzione di credere che, visto che loro ci hanno messo tanto tempo, noi riusciremo a fare prima. Oltretutto la tematica degli impianti, quindi la tematica strutturale, è rimasta pressoché invariata, con l'unica nota appunto che, non vorrei sbagliare, 2014 o 2015, appunto con la chiusura di Malagrotta non si era comunque trovata un'alternativa. Quindi è evidente che noi tutti soffriamo una questione che ci vede non solo come amministratori, ma noi stessi come cittadini quotidianamente di fronte a un qualcosa che assolutamente non accettiamo. Per tornare all'atto, necessariamente, essendo stata rivista la modalità di avvio e quindi questa progettualità, dobbiamo... Vorrei chiedere un po' di silenzio, per favore, consiglieri. Quindi è evidente che si debba passare ad un nuovo censimento, quindi a una nuova mappatura di tutte le utenze, sempre ferme restando quelle che sono le caratteristiche urbanistiche del territorio. Quindi è evidente che noi stiamo chiedendo un qualcosa che attiene alla nuova modalità organizzativa del porta a porta e della raccolta, laddove il porta a porta domiciliare non possa essere attivata, calata con questa nuova progettualità nel nostro territorio. Noi è questo che credo insomma sia chiaro chiediamo, è questo che fortemente chiediamo, quindi speriamo che dopo 2009, 2010 eccetera si possa magari entro il 2018 con un avvio per il 2019 avere finalmente risposte concrete. Per quanto attiene il secondo, le ulteriori tematiche, allora il contratto, un contratto municipale ancora non c'è, il contratto firmato in fretta e in furia che appunto è in scadenza al 2018, ovvero quello firmato da Tronca nel 2016, aveva tutta una serie di carenze che ad oggi ovviamente è sotto gli occhi di tutti, non sono state sanabili. Io spero presto di poter discutere con i colleghi il nuovo impianto contrattuale in modo di avere più chiara
la visione, diciamo proprio a livello di concretezza, a livello di ore, del peso che possa dare l'amministrazione nei confronti proprio del, diciamo, del contratto. È ovviamente il secondo atto quello in cui noi parliamo di un'AMA di municipio. Il secondo atto parla proprio di quello che è l'avvio di un decentramento effettivo e l'aspetto fisico, cioè la presenza sul territorio di AMA. Noi riteniamo che sia una delle cose fondamentali, mezzi e personale che possano essere lì a non solo riscontrare le eventuali segnalazioni dei cittadini, ma anche con un presidio che abbia realmente idea di quella che è l'esigenza di servizio del territorio. Quindi, per ritornare ad oggi, noi non abbiamo ore che gestiamo a livello diciamo municipale, abbiamo uno stretto contatto quotidiano con i responsabili territoriali e che grazie a grande lavoro con i pochi mezzi riescono in qualche modo, a volte, non sempre, ma a rispondere a quelle che sono le criticità. Siamo anche uno dei territori che ha visto vari episodi degli atti di vandalismo e di sabotaggio nei confronti di mezzi. Non dimentichiamoci che solo poche settimane fa 20 mezzi di AMA nel deposito di Gregna sono stati vandalizzati, quindi è evidente che un sistema già diciamo non perfetto, quando si verificano delle situazioni che ovviamente non sono prevedibili, possa avere ulteriori difficoltà. Per tornare all'atto, noi semplicemente chiediamo di fare, non diciamo reset, ma di ripartire fortemente. Noi crediamo di poter con questa azione avviare un'interlocuzione seria, nel senso di serio, non perché quelle precedenti non lo siano state, ma perché crediamo fortemente di poter incidere e ne riferiremo nelle prossime settimane, appunto, sia in commissione che in consiglio, se sarà necessario, relativamente appunto ai passi successivi. La mappatura è necessaria perché ovviamente, come si è visto in tanti altri territori, si sono trovate migliaia di utenze non censite. Ciò significa non solo a livello banale che appunto non pagassero la Tari, quindi il servizio, ma anche ovviamente che necessariamente il servizio stradale, poi, cioè il servizio che ci si trova ad avere quotidianamente, sia sottostimato, perché se un servizio è tarato su 100 persone e ne deve servire 1000, è evidente insomma che sia sottostimato. Io potrei continuare a parlare molto, preferisco, scusatemi, forse mi sono un po' dilungata, magari tagliare, però ecco, l'ulteriore questione che tenevo con voi a porre in risalto è la nostra idea sempre forte di predisporre dei progetti pilota calati sul territorio, quindi diciamo la nostra porzione di servizio territoriale cerchiamo sempre in qualche modo di ritagliarcela. Io prego e ringrazio sempre tutti i consiglieri che fanno parte della commissione di maggioranza e opposizione, e anche i consiglieri che non fanno parte della commissione, di avere, diciamo, se lo ritengono opportuno, di avere insomma l'interlocuzione che abbiamo avuto sinora e insieme magari eventualmente cercare di valutare anche altre soluzioni che magari finora non, di cui non abbiamo parlato insieme. Grazie, io ho finito. Dichiarazioni di voto. Consigliere Giuliano. Sì, vado veloce, grazie Presidente. Visto che prima ho detto dell'astensione, aggiungo solo che nonostante la bontà, voglio dire, voi maggioranza non potete avere sempre da parte dell'opposizione una fiducia a prescindere. Quindi in senso buono lo dico, in senso positivo. Quindi se entro fine anno, quindi AMA darà indicazioni, no? Voi avrete notizie che il piano industriale per quanto riguarda il nostro municipio comprenderà alcuni interventi precisi, io sono il primo che in aula dirò bravi. Se questo non è colpa vostra, ma non ci casco con l'AMA, perché so anni che ovviamente fa quello che gli pare. Poi se è talmente difficile
il discorso con Ama, che se non fosse stato, lo avete detto voi anche in commissione e anche parlando, se non fosse stato per la Presidente che si è impuntata per andare a riassimulare qualche cassonetto nuovo, perché a noi se no neanche ce lo davano, chiaro, noi non avremmo neanche avuti quelli nuovi, insomma, perché comunque ci avevano messo sempre, no, dietro. Poi ci hanno fatto pagare perché ci hanno bruciati tutti, però, esatto, però te l'ho dati, poi ti brucio, ok? Questo è il risultato alla fine, però se non fosse stato per questo neanche quelli nuovi avremmo avuto, perché comunque ci mettono, ci considerano, non lo so, in Ama se c'è qualcuno che abita su Acassia, che abita, che ne so, su Flaminia, ma da ste parti non ci stanno, quindi non gli interessa sta zona, non lo so. Ovviamente c'è difficoltà nel piano industriale, si capisce che in una città consolidata da San Giovanni fino a Re di Roma, a Don Bosco, palazzi di 8, 9 piani, 10 piani con centinaia di appartamenti e di famiglie, non è facile poter fare una raccolta precisa e sistematica, quindi lì è anche più ovvio che ci si impieghi più tempo per trovare la quadra, ok? Ma nelle zone previste, nelle zone morfologicamente adeguate, non vedo perché dal 2009 questa roba non si è mai fatta. Il trucco c'è, perché comunque manca personale e mancano soldi, quindi se l'amministrazione comunale decide di cambiare, di intervenire nel piano industriale con decisione, mettendo fondi dedicati, ovviamente allora potremmo avere forse la speranza di poter gestire l'Ama dal punto di vista politico, ma se questo non è, Ama secondo me girerà e continuerà a muoversi per conto proprio. L'astensione è dovuta. Altre dichiarazioni? Sì, consigliere Todd. Io ho già detto, comunque lo ribadisco, il voto d'astensione, ho anche detto nel mio intervento che la buona volontà c'è da parte della Commissione, la Commissione sta lavorando in modo proficuo, io faccio parte, ecco, mi onoro di essere il vicepresidente dell'osservatorio, che anche questo sta lavorando, adesso stiamo per partire con i tavoli tematici, perciò ecco, una volontà di dare risposte c'è da parte della Commissione, non a caso posso ho detto il mio voto d'astensione, però manca l'interlocutore principale, cioè la Commissione lavora, è l'Ama. L'Ama, ecco, noi chiediamo che l'Ama ci rispetti, che faccia, non ci ama l'Ama, e chiediamo che il settimo municipio, che è il più popoloso, venga rispettato da Ama, possa il servizio funzionare meglio, perché ancora, come ho detto in precedenza, non voglio ribadire, c'è molta sofferenza nel servizio e i cittadini chiaramente non gradiscono questo, che invece va modificato. Ecco, io ho detto anche in commissione, la Presidente si faccia rispettare, il sindaco, il consiglio di amministrazione, chiaramente si può lavorare su questo, è una, l'Ama è al 100% di Roma Capitale, perciò voglio dire, se c'è una volontà politica forte da parte di questa Presidente perché, ecco, ci sia il rispetto per il settimo municipio e non si mettano sempre avanti al settimo altri municipi rispetto a un servizio così importante, noi arriveremo chiaramente a un discorso di maggiore disponibilità, perché una disponibilità comunque c'è nei confronti del lavoro che è stato fatto e si fa in commissione e nel lavoro che si è fatto e si fa in sede di osservatorio. Perciò l'impegno che noi chiediamo a questa maggioranza è, attraverso la Presidente, un discorso forte nei confronti, con l'appoggio del sindaco e dello stesso colore politico, in modo che l'Ama, ecco, proprio in mancanza di un contratto decentrato, io mi auguro, adesso ne parleremo, i mezzi personali e presidio, come ha detto la Presidente, si arrivi il prima possibile a un discorso di questo, che già modifica parzialmente in senso positivo
il nostro confronto, che ci sarà anche negli anni futuri con AMA, e perciò noi ci auguriamo che il servizio nell'interesse della cittadinanza possa funzionare meglio, e perciò rispetto a questo noi diamo un voto di astensione, che però è un voto che vuole essere costruttivo rispetto a un servizio che va senz'altro migliorato nell'interesse dei cittadini del settimo municipio. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Ribadisco che questa azione della proposta nella risoluzione, ahimè, mi costringono a non votare quest'atto, perché basterebbe promuovere un'azione semplice e congruente: pagare sulla reale produzione di rifiuti, adeguarsi a quello che molti paesi europei fanno, bollino di controllo, decidere a livello comunale il punto più importante, è quello che la sindaca dovrebbe decidere sul posizionamento del termovalorizzatore, se farlo o meno. Ricordo Vienna, ne abbiamo parlato, il centro storico di Vienna produce ricchezza, eppure sta lì vicino a Santo Stefano. Allora, costa molto, la nuova mappatura, un progetto pilota, diciamo che sono delle cose che forse non arriveranno alla soluzione del vero problema. Se noi riuscissimo invece, attraverso un'azione principe, che è quella di dire ogni cittadino paga realmente in base alla produzione e al peso, so che è difficile, lungo e ambizioso questo progetto, però io di questo ho ragionato tanto tempo con molti cittadini. Come si può fare? Dopo 2 anni e mezzo, forse un'idea del genere potevamo metterla in cantiere. Funziona? Funziona questo sistema? Io penso che tutti ci lamentiamo del fatto che si paga tanto rispetto alla produzione di rifiuti. Quindi la mia preoccupazione è essenzialmente quella di augurarmi che nell'immediato, perlomeno a livello di porta a porta, a livello di migrazione, come lo stesso atto recita, si possa debellare il fatto che questo trasferimento in siti e in luoghi non congruenti possa portare degrado. Per questo motivo mi vedo costretto a non votare quest'atto. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Io chiedo gentilmente ai colleghi di rileggere comunque l'atto, perché alla pagina 4 è ben chiarito che quest'anno l'abbiamo votato, abbiamo anche espresso parere poche settimane fa, ed è stato poi anche deliberato in Assemblea Capitolina, quindi ha recepito ampiamente quella che era la proposta che noi avevamo già votato con espressione di parere favorevole. L'attuale amministrazione ha inserito gli articoli 16 bis, 16 ter e 16 quater al regolamento tassa rifiuti, nel quale appunto grazie ai quali è possibile quindi avere agevolazioni per ridurre lo spreco alimentare nella ristorazione e nella distribuzione. Questo è il 16 bis. Al 16 ter, ulteriori agevolazioni per la prevenzione della produzione di rifiuti e per l'incremento della raccolta di differenziata. Quater, cumulabilità delle agevolazioni. Questo solo per dire che la contabilizzazione del rifiuto, ovvero la possibilità appunto di avere una reale tracciabilità a seconda ovviamente delle modalità o dei progetti che possano essere avviati, passa necessariamente e preventivamente da una loro regolamentazione amministrativa. C'è appunto il regolamento Tari, c'è poi la delibera Tari, ci sono poi tutta una serie di determinazioni che ovviamente vanno in tal senso. Quindi io sono convinta che magari alcuni passi posso pensare che magari non siano stati letti in quest'ottica, e
Vi dico anche insomma che alcuni dei progetti che sono in fase di avvio anche a livello capitolino, come il progetto GEA, quello relativo appunto al fatto insomma dei mercati, ci sono una serie di questioni in essere che devono partire, che sono strettamente collegate alla tariffazione puntuale. Ovvio che se non c'è un censimento non si sa chi comunque determinare poi l'eventuale percentuale di sconto, è evidente che sconti sulla Tari non se ne possono fare, però appunto già i primi passi sono stati mossi attraverso questa modifica del regolamento Tari. Scusate, non, ovviamente il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente a quest'atto, grazie. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva la risoluzione con 12 voti favorevoli, un contrario e 3 astenuti. Passiamo al punto successivo, che è la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Ariano, De Chiara, Principato, Tosatti, Rinaldi, La Zazzera, Zitoli e Tripputi, avente ad oggetto avvio AMA di municipio nel territorio del municipio settimo, per un processo di concreto decentramento delle attività a livello municipale nella gestione dei rifiuti. Sempre a lei. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Qui oggi andiamo diciamo quasi in continuità con la tematica. Noi cerchiamo e crediamo intentando un approccio in qualche modo globale alle tematiche si possa dare anche più chiaramente ai cittadini lettura di quello che è la nostra visione, del fatto che ovviamente noi abbiamo piena consapevolezza delle criticità del sistema e di quanto alcune situazioni siano ovviamente da troppo tempo definire in maniera più chiara. Dunque, questa proposta di risoluzione, come la Presidente appunto ha enunciato, io la leggerei per il piacere appunto di molti. Dunque, premesso che con una popolazione di oltre 308.000 residenti il municipio settimo può essere a ragione ritenuto una città nella città di Roma, che tale caratteristica di città nella città di Roma si desume dalla eterogeneità del territorio che si estende dalle mura aureliane di San Giovanni sino a Vermicino, ai confini di Frascati, alle pendici dei Castelli Romani, una superficie di circa 46.750 ettari. Che proprio l'eterogeneità del territorio del municipio settimo costituisce un valore per l'amministrazione capitolina, una preziosa e sfidante possibilità per dimostrare l'efficacia degli approcci anche organizzativi proposti nel piano per la riduzione e la gestione dei materiali post consumo di Roma Capitale 2017-2021, approvato dalla Giunta Capitolina con deliberazione 47 del 30 marzo 2017, che al punto 1.3.2 il piano prevede la ottimizzazione della logistica aziendale di AMA SPA con la creazione delle AMA di municipio, strutture di riferimento per la declinazione dei servizi sui territori e per il confronto con i cittadini, le quali assumeranno un ruolo strategico per il decentramento delle attività. Che l'amministrazione municipale del municipio settimo di Roma Capitale ritiene necessario un intervento chiaro e concreto al fine di dare impulso alle attività di cui sopra e intende mettere a disposizione di AMA SPA locali e strutture considerate idonee alle attività a cui tali strutture locali dovranno essere destinate. Considerato il contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA SPA per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana per gli anni 2016-2018, sottoscritto in data 13 maggio 2016 e approvato con deliberazione del commissario straordinario con i poteri della Giunta Capitolina numero 77 del 12 maggio 2016 e con deliberazione del Consiglio di amministrazione AMA SPA numero 22 del 20 aprile 2016, considerato che l'articolo 6
Obblighi delle parti. Nel contratto di servizio stabilisce tra l'altro, al comma 1, che AMA è tenuta a massimizzare l'efficacia della gestione ottimizzando l'organizzazione del lavoro e assicurando in efficienza le flotte e le infrastrutture. Organizzare i propri servizi su base municipale, rispettando i livelli di servizio riportati nell'allegato B, carte municipali, domanda e offerta dei servizi e gli standard qualitativi minimi indicati nella carta di servizi. Garantire un rapporto diretto tra l'interfaccia tecnica municipale e l'interfaccia aziendale con responsabilità e competenze territoriali specifiche. Considerato che il medesimo articolo 6, obblighi delle parti del contratto di servizio, stabilisce tra l'altro al comma 2 che a Roma Capitale è tenuta a assicurare ad AMA il necessario supporto operativo e amministrativo per l'erogazione dei servizi e per la realizzazione dei progetti infrastrutturali, esempio presidio e intervento della Polizia Municipale. Concorrere tramite i municipi all'individuazione delle aree necessarie per la realizzazione delle strutture fisiche funzionali all'espletamento dei servizi. Esempio sono i centri di raccolta, le sedi di zona, le stazioni di trasferimento, gli impianti di trattamento dei rifiuti differenziati, determinando le condizioni amministrative favorevoli per assicurare ad AMA la tempestiva disponibilità delle aree e degli immobili individuati, nel rispetto delle normative vigenti. Ritenuto quindi che sia necessario quanto prima l'avvio dell'AMA di municipio nel territorio del municipio settimo, al fine di realizzare un concreto decentramento delle attività a livello municipale nella gestione dei rifiuti, ritenuto inoltre che sia doveroso e legittimo attivarsi per dare impulso e definire le procedure necessarie nel rispetto delle normative vigenti, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il Consiglio del Municipio Settimo risolve di impegnare la Presidente ad attivarsi e porre in essere le procedure previste dalle vigenti normative e disposizioni al fine di dotare il territorio del Municipio Settimo di Roma Capitale dell'AMA di Municipio, elemento necessario ai fini del processo di concreto decentramento delle attività a livello municipale nella gestione dei rifiuti. Grazie. Credo che insomma non sia da aggiungere altro per ora, grazie. Interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, per mantenere sempre un certo grado di coerenza, capisco che non è facile, ma uno ci prova. E quindi per coerenza continuo il ragionamento collegandolo a prima, no? Cioè mettendo a confronto i due atti. Quindi questo invece è un atto molto, molto importante, questo derivato cioè riferito al decentramento del contratto dei servizi, quindi una interlocuzione importante verso i municipi. E quindi qui la differenza che volevo prima far notare, cioè se prima noi siamo andati di fioretto a dire sì però potremmo, giusto, servirebbe, con quest'atto noi entriamo a gamba tesa. Era questa la differenza che volevo dire, ecco perché ho voluto spiegare l'astensione motivandola e differenziandola da un atteggiamento convinto nei confronti di quest'atto che è la base, no, importante per poter noi come municipio poter dare il contributo a Roma Capitale nei confronti di AMA. È qui che c'è la differenza che si mette in evidenza, diciamo che si evidenzia rispetto a quello che abbiamo detto prima, no? Cioè nel contratto decentrato noi possiamo chiedere delle cose, ok? Quindi oltre che a dire, perché poi ci sono delle parole che immagino non siano state messe per riempire lo spazio, no? Perché è ovvio, è banale, ma quando si dice che l'amministrazione municipale del settimo municipio della Capitale ritiene necessario un intervento chiaro e concreto, e questo dobbiamo dire, questi sono i termini che vanno usati, al fine di dare impulso all'attività di cui sopra,
e intende mettere a disposizione ad AMA locali e strutture consigliate idonee all'attività in cui tali strutture locali e strutture dovranno essere destinate. Allora, perché? Perché l'AMA di municipio, quindi dare forza a questo discorso è l'AMA di municipio, ma ci deve essere un intervento chiaro e concreto, lo dite. Ora, quindi io avrei più che altro forzato la mano solo su questo tipo di atto, ma probabilmente su quello prima, le adozioni necessarie per completamento della raccolta differenziata del porta a porta avevano anche la loro collocazione politica, immagino. Però è questo dove tu puoi comunque interagire, è questo lo strumento che ti serve per essere attore principale, è questo lo strumento che tu devi utilizzare per incidere, per cercare di portare un risultato a un municipio più popoloso di Roma. Quindi si parla di infrastrutture, è ovvio, si parla della delibera del commissario straordinario Tronca del 13 maggio 2016, quindi poco prima delle elezioni. Tronca che cosa ha fatto? L'AMA stava in difficoltà, sta in difficoltà, gli mancano anche dei mezzi, gli mancano degli spazi, bene, gli fa una delibera dove gli dà, quindi gli concede un elenco di aree ad uso gratuito. Ora, sappiamo, noi abbiamo un report d'AMA, soprattutto per quello che riguarda il nostro municipio, ci mancherebbe altro, quali aree abbiamo e che cosa hanno detto di quelle aree? Cioè, se sono utili, idonee, non idonee, a che cosa potrebbero essere utilizzate? Non sono inutili, sono idonee per niente, li ridiamo indietro? Perché se non le ridà indietro AMA, non ci si può fare un giardino, perché sono aree comunali, no? Non ci si può fare, che ne so, uno spazio d'incontro, non ci si può fare un altro tipo di intervento, diciamo, di servizio, sempre ammettendo che ci sia la possibilità economica di poterlo fare. Ma finché ce l'ha l'AMA, si rimane lì, in quel contenitore, no? Dico via Placanica, per esempio, no? C'è uno spazio, 2.000, 3.000, 4.000 metri quadri, non è buono, bene, levalo, toglilo, guardiamo dall'altra parte. Quindi le infrastrutture, perché giustamente si devono rispettare i livelli di servizio riportati, che stanno riportati sulle carte municipali. Cioè voi qui avete usato, se io fossi AMA, ci sarei anche rimasto male di quest'atto, perché è duro, è preciso, è concreto. Di quest'altro, guardate la mano, di questo invece ammazza loro, questi sono arrabbiati, questi del settimo municipio, chiaro? Perché intendono fare, anche perché io mi ricordo, e anche voi ve lo ricordate, quando venne qui, abbiamo avuto la fortuna di avere un direttore generale dell'AMA, che oggi non c'è più ovviamente, ma venne, ascoltò e al quale abbiamo dato dei suggerimenti, e aveva preso degli appunti e aveva fatto sue, cioè aveva fatto sue delle nostre proposte, tra cui una di rinforzare, tra virgolette, l'intervento dell'operatore ecologico di quartiere. Lo dico in forma più, diciamo, più precisa, lo spazzino, il vecchio spazzino che avevamo e puliva, che puliva le strade, cioè l'operatore ecologico di quartiere che prende in dote 5, 6, 7, 10 strade e che quindi deve curarsi quelle vie. Poi se è una volta a settimana, due volte, ogni 15 giorni, cioè quello poi viene dato la mansione, no? In base a quelle che sono le possibilità. Però c'è realtà locale, quindi c'è presenza. Perché quando c'era anche un rapporto diverso anche con la gente, con la cittadinanza, con chi abitava, no? C'era anche un rapporto di simpatia, di conoscenza, di, come si dice, di collegamento, di naturalezza, capito? Quindi si contribuiva anche mentalmente, oh mo passa, quello mi avete buttato, capito? Come è passato poco prima, adesso gli sporchiamo subito la strada. C'era anche rispetto, però poi questa cosa è stata presa, bella, figa, la mettiamo dentro, però poi non se ne parla. Come per esempio abbiamo chiesto una task force, cioè abbiamo detto
nell'attesa anche di fare questo tipo di contratto decentrato, ok, prevedere comunque per i municipi una task force che potesse intervenire soprattutto per il decoro, perché noi abbiamo delle emergenze, no? E quando poi ci chiamano, noi con le mani legate dobbiamo solo che chiedere ad AMA di poter fare un certo tipo di intervento, come, quando e perché. Ok? Al di là che siamo degli incivili, perché poi si trovano dei divani in mezzo ai prati, c'è da tutto, materassi, vabbè, ma questo è un altro ragionamento. Dovremmo avere tutte le telecamere in testa, così sappiamo tutto quello che facciamo. Però al di là di questo, poi quando serve un intervento preciso non sappiamo mai a chi rivolgersi. Cioè, l'AMA che chiede per, no? Per se stessa qualche intervento X. Invece noi, se prevediamo, se si può prevedere una unità operativa per ogni municipio, è perlomeno il presidente di un municipio, qualunque esso sia, può attivarsi velocemente per togliere l'emergenza, per riportare il decoro, per comunque sistemare quello che è visibile. E poi c'è bisogno del lavoro successivo, ma questo sarebbe stato, e anche questo è stato chiesto, ma non solo nel contratto decentrato, è stato chiesto come si dice, elemento di primo intervento, cioè un elemento importante per assistenza diretta, diciamo principale, a quando succedono queste cose. Quindi chiesto a gran voce, e non mi sembra che questa cosa sia stata presa in considerazione. Allora, la condivisione, e vado chiudendo, Presidente, prima che lei mi dica che il tempo è trascorso, la condivisione è talmente elevata su questo tipo di intervento, anche perché la parola decentramento mi sembra che è una parola che a me prende notevolmente sì, dall'inizio di questa consigliatura, quindi non è oggi. E vale per tutto, ovviamente. Mi sembra che anch'io abbia proposto di decentrare l'ufficio patrimoniale municipale ed è stato fatto, quindi avete acconsentito. Mi sembra che il decentramento per alcune attività riferite ai lavori pubblici vengono fatte, cioè c'è questo municipio che sta provando a decentrare il più possibile. Quindi che cosa significa? Che al di là della volontà comunale o del passaggio amministrativo, questo municipio prova a prendersi delle responsabilità, e questo è un atto che va in quella direzione. Quindi non si può non essere d'accordo se questo va per dire: settimo municipio, tu ci sei, stai cercando di fare qualcosa e di cambiare quello che è possibilmente cambiabile. Lo so che non è carino, possibilmente cambiabile, però forse rende l'idea. C'è qualcosa che possa comunque essere nell'immaginario collettivo della gente, qualcosa che si vede, ok? Cioè subentrare nel decoro, cercare di avere qualcosa che comunque nella pulizia quotidiana possa fare la differenza, io penso che è un grande risultato. La gente se ne accorge, quello che vuole il quotidiano. Quindi Fratelli d'Italia per questo atto è fermamente convinto di votare positivamente. Altri? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, mi è molto difficile, devo dire, capire l'azione di questo atto. Entro nel merito con puntualità. Noi, questa mozione fa riferimento a un contratto di servizio formulato nel marzo, mi sembra, del 2016. Quindi io voglio capire, noi con chi ce l'abbiamo? Ci sono due passaggi, due obblighi per le parti che entrano in merito, AMA e Comune di Roma. Allora, dice, considerato che gli obblighi di AMA, e li menzioniamo quali sono, e gli obblighi del Comune di Roma, cioè noi rivendichiamo che il Comune di Roma debba fare delle postazioni di presidio per il controllo. Giusto, a me mi appassiona la parola decentramento, ma onestamente se analizziamo quest'atto di decentramento, zero.
Io dovremmo capire insieme chi l'ha scritto quest'atto, con chi ce la dobbiamo prendere dei due, chi non sta rispettando i patti, perché l'ha scritto lei nel considerato A e B, due passaggi fondamentali. Dice che l'articolo obblighi delle parti. Il contratto di servizio stabilisce, fra l'altro, al comma 1 che AMA deve massimizzare, bla 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 bla, deve rispettare, deve garantire un rapporto. Giustamente, per carità. Dall'altra parte dice B, è che il Comune di Roma nel frattempo deve garantire un presidio per un intervento della Polizia Municipale. Allora diciamo, c'è bisogno di un presidio che non ha fatto il Comune di Roma da qualche parte? O i vigili urbani non stanno facendo il loro lavoro? Due, seconda azione che il Comune di Roma concordare tramite i municipi, individuazione delle aree necessarie per la realizzazione di questi... Cioè, ma il, che deve controllare, cioè ditemi che cosa, quale, scendiamo di scala per dire che cosa dobbiamo fare, perché se no... È un drappello di carta condivisibile, però che non va al problema vero. Chi delle due? Con chi ce la dobbiamo prendere? Con Tronca che ha fatto il contratto di servizio oppure con il Comune di Roma che non fa i presidi? Allora tutti, cioè o A, B, C, insomma, troviamo una strategia giusta per formulare un atto. Guardate, su quest'atto se ci mettiamo a tavolino forse la troviamo la strategia, e sarei del parere di astenermi perché c'è la strada per dire chi non controlla, semplice e concreto, senza mettere sul piatto AMA di municipio. Lo sapete che in questi giorni AMA ha deliberato che i capi zona devono tornare nelle strade a pulire? Giustamente, dice, invece di lasciarli negli uffici manca personale, mandiamo i capo zona, capi aria, è vero? E allora, io su quest'atto, che la parola decentramento mi appassiona, però vorrei che i gruppi politici lo leggessero con attenzione. Perché un obiettivo dobbiamo averlo, cioè che cosa otteniamo noi dicendo, elencando questi due punti importanti del contratto di servizio? Leggiamoli con attenzione, se le parole hanno un peso non vi potete esimere nel dire che abbiamo ragione tutti insieme, non c'entra nulla il decentramento, non è un'ama di zona del municipio che risolverà questo problema, perché non si risolve nulla con questo. Ciò nonostante vi devo dire, per l'amor che mi lega e la passione alla buona amministrazione, io sarei tentato di dire ritiriamolo e scriviamolo meglio. Io mi astengo da votare un atto del genere, mi astengo, però portiamo in commissione e su un tavolo di lavoro c'è l'osservatorio, io pensavo fosse il vicepresidente dell'osservatorio sul territorio che avesse stilato quest'atto, perché è un, come dire, un fautore del decentramento, ma questo decentramento, lo dico a chi mi ha preceduto, cioè proprio non ha niente, magari. Cioè io invito a leggerlo, poi i principi generali sul decentramento, tutti siamo d'accordo, ci riempiamo la bocca, poi quando facciamo gli atti è il Comune di Roma, perché decidiamo noi sul creare un presidio nuovo per l'azione dei vigili urbani sul territorio, che indichiamo le aree noi, dove le indichiamo queste aree, dove ci stanno, e i soldi ci stanno, le risorse per fare questa roba? Cioè o vogliamo parlare di tutto e del niente. Grazie consiglieri. Altri interventi? Consigliere Giannone. Grazie. Allora, mi dispiace che l'atto precedente non sia stato forse, non sia stato, diciamo, votato anche dalle opposizioni favorevolmente, perché forse non è stato compreso, non so, perché in realtà, come anticipava la Presidente prima, sì, mi dispiace che anche il Partito Democratico non partecipi alla discussione su un tema così importante e scottante, sappiamo bene che è un tema molto, molto serio e che ci trasciniamo ormai da anni. Evidentemente ci sono delle problematiche molto più ampie di quelle che riusciamo forse a vedere noi. Dicevo, mi dispiace che non sia stato votato l'atto precedente, perché insieme i due atti possono
riteniamo che possano invece dare una indicazione politica, visto che sono risoluzioni, importanti. Sì, è vero, il consigliere Giuliano mi ha accolto bene il senso. Il secondo è un atto di indirizzo molto, lo ha definito duro e preciso, sì, secco, anche nella sua risolve c'è un unico paragrafo molto chiaro. Ai fini di dotare, di attivarsi affinché a fine di dotare il territorio del municipio settimo di Roma di Capitale dell'ama di municipio. Questo è una indicazione, tra parentesi, presente. Adesso io poi non capisco, insomma, tutta la questione normativa, diciamo, lanciata prima subito nell'intervento subito che mi ha subito preceduto, in quanto nel piano diciamo, che è stato varato dall'amministrazione, quello operativo per la riduzione e la gestione dei rifiuti, quindi dei materiali post consumo, che spero abbiate letto tutti nei suoi obiettivi e nelle azioni, è un piano perché non prevede una sola cosa, o non sono indicazioni operative, non sono indicazioni diciamo dirette, no? a mettere in campo un solo servizio, ma è una serie di obiettivi e di azioni che si devono raggiungere, che è necessario raggiungere, che si è ritenuto opportuno raggiungere affinché il problema dei rifiuti a Roma possa ridursi, oltre all'altro problema annoso, che è quello del conferimento, perché tutti noi che siamo in commissione terza, in commissione ambiente, sappiamo che, e lo sappiamo dal primo giorno in cui siamo entrati, e forse chi c'era prima di noi lo sapeva già prima, che il problema poi alla fine è quello dello sversamento, cioè di dove portare poi questi rifiuti, perché se i rifiuti noi siamo bravissimi a raccoglierli, se poi dopo dove li andiamo a mettere? Ce li teniamo stoccati da qualche parte? Quanti magazzini, diciamo così, dovremmo avere? E sarebbero poi necessari? Quindi il tema è un altro. Allora il tema qual è? Il tema è ridurre la quantità di rifiuti. Ecco perché il piano operativo che è stato varato all'amministrazione tende proprio a una riduzione dei rifiuti. È solo così che noi possiamo trovare una via di scampo. È per questo motivo che nell'atto precedente, ma mi accenno brevemente, c'erano indicate invece tutta una serie di punti che andavano, più tecnici sicuramente, che andavano in questa direzione. Tuttavia, se la catena decisionale risulta essere, come oggi risulta essere, lunga, ampia, è chiaro che la capacità, la velocità di risposta al territorio è sicuramente più lunga, più difficile, più complessa, e ha anche degli effetti di minore efficacia, oltre ad essere anche inefficiente. Ecco perché una degli obiettivi, una delle azioni del piano, contenute nel piano, è proprio la creazione di un'ama di municipio, cioè un'ama che nei suoi livelli decisionali sia vicino al territorio. Quindi senz'altro è un atto molto duro, è sicuramente un atto molto preciso, sta dando un'indicazione molto netta all'amministrazione e quindi poi ad AMA. Nella realizzazione, cioè, di quest'AMA di municipio, guarda che noi, municipio settimo, siamo pronti, abbiamo i locali, abbiamo tutto predisposto, quindi se tu devi fare una scelta in funzione di dove poter avviare subito questo servizio, vieni da noi. Questo è descritto ed è compatibile con tutta l'attuale normativa che viene citata appunto nel considerato. Quando al punto 6 c'è scritto che Roma Capitale è tenuta ad assicurare ad AMA il necessario supporto operativo amministrativo per l'erogazione dei servizi, significa che deve mettere a disposizione dei locali,
che deve mettere a disposizione le infrastrutture e noi lo facciamo. Concorre tramite i municipi all'individuazione delle aree necessarie per la realizzazione delle strutture fisiche significa che non deve contrastare con quella che AMA poi propone di mettere in campo e infatti non contrasta assolutamente quando chiediamo che l'AMA di municipio sia attivato come servizio di prossimità nel nostro municipio. Quindi io sinceramente non riesco a comprendere le perplessità che sono state presentate in aula. Questi non so poi dire se questi punti, quindi l'AMA di municipio e quanto abbiamo chiesto nell'atto precedente o se il piano operativo messo in campo dall'amministrazione sia quello giusto. Non lo so perché chiaramente ogni progetto, ogni programma è unico, quindi adesso stiamo provando, no, ad affrontare il problema ad ampio spettro, come si suol dire, per quelle che sono le nostre competenze e capacità, naturalmente. Poi qualcuno dovrà provvedere al discorso della messa a disposizione delle aree dove andare a buttare i rifiuti, che dovranno sicuramente diminuire, cioè la parte che rimane fuori da quella che andremo a riciclare, riusare, piuttosto che a suddividere con la raccolta frazionata, no? Le frazioni plastica, carta, vetro, eccetera, e umido soprattutto, sicuramente sarà quello che rimarrà sarà di meno e quindi il problema si ridurrà nelle sue dimensioni. Sarà forse sempre un problema grande perché Roma, ricordiamo, ha 3 milioni e rotti di abitanti e oltre 4 milioni di abitanti e mezzo, se non ricordo male, di cittadini, di persone che comunque gravitano all'interno della città e che quindi producono, ahimè, rifiuti, oltre al fenomeno, abbiamo pure scoperto, che della migrazione dei rifiuti, che è una parte dei rifiuti che ci viene donata dai comuni limitrofi, chiaramente non dai comuni in modo formale, voglio dire dai cittadini che trovano più comodo andare a buttare il rifiuto nei nostri cassonetti piuttosto che lì dove vivono. Ok. Quindi questo per dire che entrambi gli atti vanno in una direzione molto chiara, molto netta. Io non so adesso, non posso dire, ripeto, l'efficacia che avranno. Sicuramente è all'interno di quel piano operativo di cui ho citato prima, sicuramente vanno in una direzione molto chiara, cioè come Municipio Settimo siamo pronti ad attuare le sperimentazioni, ad attuare quello che è scritto nel piano, come municipio anche, come dire, non dico pilota perché sono già stati attivati il porta a porta, la riorganizzazione, il riordino della raccolta è stato già avviato nei municipi Sesto e Decimo, ma quantomeno per l'AMA di municipio possiamo essere sicuramente uno dei primi a proporci per valutare la fattibilità e gli effetti, gli impatti che ha questo metodo, questo organizzativo di AMA. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, consigliere Toti. Mi fa piacere oggi sentire tanti consiglieri che parlano del decentramento e voglio dire, questo significa che i miei martellamenti, voglio dire, io ho iniziato, penso abbastanza solitario, quando ci fu il primo incontro come candidati presidenti con la comunità territoriale a mettere al centro il decentramento e a mettere anche al centro il contratto decentrato, il contratto di servizio decentrato dell'AMA come fatto importante per dare una risposta seria ai cittadini del nostro municipio. Questo atto, diciamo che ha velleità forti, però voglio dire
anche il capogruppo della di 5 Stelle parlava di un'ama vicino al territorio. Noi vorremmo di più, un'ama gestita dal territorio, un'ama dove i cittadini del territorio attraverso l'osservatorio siano protagonisti rispetto agli indirizzi che deve avere il servizio ama nel nostro territorio. Diciamo che, voglio dire, la buona volontà, perché io il capogruppo dei 5 Stelle dice, ha detto più volte, ma avreste dovuto votare anche favorevolmente l'atto precedente. È un atto di buona volontà, l'AMA ci ignora completamente. Io l'ho detto, è partito il sesto e il decimo, l'ha detto anche il capogruppo dei 5 Stelle, non ha detto però che l'AMA fa partire un altri due municipi ignorando il nostro municipio. E purtroppo, se la Presidente non si impone, fino adesso forse non si è imposta rispetto a questo, perché sennò partiva anche il nostro municipio e non due nella città di Roma, con altri due, il sesto e il decimo, che sono già partiti, anche se in sofferenza stanno rispetto al sesto e al decimo. E voglio dire che ecco perché noi, anche se io ho apprezzato quest'atto, che è sempre un atto di buona volontà, ma riporta quello che già è nel contratto di servizio, non è che poi quest'atto oggi è una conquista rispetto al contratto di servizio, che d'altronde non potrebbe essere modificato, e può essere modificato soltanto, lo possiamo modificare, può essere modificato su base cittadina e Roma Capitale solo nel nuovo. E noi ripetiamo quello che già c'è nel contratto, che però non è stato mai rispettato, perché il Presidente della Commissione, obblighi delle parti del contratto di servizio, c'è, ci stanno questi attivi, sono stati attuati fino adesso? No. Ecco, voglio dire, oggi cercate di attuarli, meno male. Parla dell'articolo 6, il medesimo articolo 6, obbligo delle parti del contratto di servizio. Meno male, se sempre se ci riuscite, voglio dire, però i cittadini si aspettano un discorso più forte rispetto, cioè, voglio dire, non solo, come ha detto il capogruppo, la vicinanza, non solo, pure i vigili ce l'abbiamo qua, però poi dice il comandante dei vigili rispetto al presidente del municipio, sì, il presidente del municipio può dare una direttiva rispetto a questo, ma non è che gestisce i vigili del settimo municipio. È il sindaco di Roma, è l'assessore competente che gestisce tutti i gruppi municipali, e purtroppo anche su questo non c'è stato decentramento. Ecco, perciò quello che io voglio dire è un atto che ribadisce, come ho detto, il contratto di servizio che già c'è e che deve essere attuato, e neanche questo è stato fatto, anche nel passato chiaramente, dando proprio esprimendo una volontà politica del passato e oggi speriamo modificata nel presente, di non tenere al centro il territorio, ma facendo sempre un discorso che viene non direttamente, come ho detto, dirigista, che viene da Roma Capitale. E noi, questo qui, io specialmente, come ho detto fin dall'inizio, io ho ripreso anche la Presidente del Municipio quando nel suo programma, quando fece la proposta programmatica, non parlò, non c'è una sola parola, voi lo sapete, di decentramento rispetto a quell'intervento. Vedo adesso con piacere che c'è una volontà di decentramento da parte dei 5 Stelle, questo ci fa piacere e senz'altro la condividiamo. Questo atto io voterò positivamente rispetto a quest'atto, perché comunque è un atto che va verso il decentramento, verso il, non la vicinanza come ho detto, ma la gestione che deve andare del territorio, dei cittadini protagonisti, i cittadini del nostro territorio protagonisti delle scelte che noi facciamo qui nel settimo municipio. Però ancora, come ha detto il mio amico che mi ha preceduto, ecco,
tanto dobbiamo correre per arrivare a questa, se vogliamo, importante riforma che è il decentramento e che realmente il potere ai cittadini del settimo municipio che possono gestire e indirizzare i loro servizi. Altri interventi? Consigliere Ariano. Sì. Grazie Presidente e colleghi consiglieri. Dunque mi piace rispondere in prima battuta dicendo non vediamo se riuscirete, ma vediamo se riusciremo tutti insieme, perché noi componiamo tutti insieme, sia dal livello, tutte le forze politiche sono in rappresentanza della cittadinanza tutta, pertanto maggioranza e minoranza, o meglio opposizione, è evidente insomma che debbano pensare di riuscire tutti insieme a fare quello che si propongono, è il motivo per il quale siamo tutti seduti qui e altri insomma nelle aule capitoline e negli altri municipi. Dunque sì, è evidente che nella redazione dell'atto si sia fatto riferimento a cose che esistono, altrimenti ci saremmo inventate delle cose che erano pura, insomma, che riguardavano la pura fantasia. È evidente appunto e la fermezza dell'atto è vincibile proprio per questo, perché si ribadisce che pur avendo presenti quelli che sono le determinazioni fatte in un periodo molto difficile per Roma appunto, e comunque era commissariata per tutta una serie di questioni che ovviamente non possono aver giovato ad un'amministrazione che aveva già le sue criticità, che appunto erano stati fissati già in precedenza. Quindi noi non rinneghiamo ciò che è stato stabilito, abbiamo la consapevolezza del fatto che magari nel nuovo documento in fase di redazione possa essere più vicino alla risoluzione e comunque diciamo così alle esigenze di Roma Capitale, ma come dicevo prima ancora non abbiamo avuto l'opportunità di vederne neanche una bozza in stesura, come ovviamente insomma se ne occupano gli uffici di questo, e quindi questo è un qualcosa che vedremo nel tempo. Dicevamo, piena consapevolezza di quello che vuol dire sia in positivo che in negativo. L'articolo 6 è un articolo che è lì da 2 anni e deve essere rispettato sino al 31/12. Per quanto riguarda invece la chiarezza della parte articolo 6 nel comma 2 al primo periodo, nel momento in cui parliamo di assicurare ad AMA il necessario supporto operativo e amministrativo per l'erogazione dei servizi e la realizzazione di progetti infrastrutturali, ad esempio il presidio per l'intervento della Polizia Municipale, io vorrei ricordare che molti progetti sul territorio sono stati fatti, anche anzi recentemente, di questo vorrei ringraziare la Polizia Locale, al momento non vedo gli agenti, però noi tutti ringraziamo fortemente il settimo gruppo per l'attività di presidio del territorio anche mirata, che ha portato nella notte fra il 21 e il 22 anche all'arresto di un cittadino, appunto di una persona che conferiva 19 frigoriferi nelle nostre strade. È evidente che le forze esigue e tutta una serie di carenze strutturali delle quali noi parliamo da sempre e di cui tutti sono consapevoli non debbano essere scuse, ed è proprio un'attività come quella che dimostra che nel momento in cui c'è sinergia tra amministrazione, cittadini con le loro segnalazioni, AMA con l'individuazione di alcune ulteriori insomma, caratteristiche dei servizi che vengono in qualche modo ad essere molto meno efficienti, e appunto la polizia locale, si porta poi a dei risultati. Per venire nuovamente all'atto, credere fortemente nel decentramento vuol dire che come ci sono dei municipi che sono dislocati nei vari territori, così nei 15 municipi, quindi nelle piccole 15 microcittà che compongono il Comune di Roma, ci siano queste AMA di municipio. Noi non ci inventiamo niente, noi crediamo fortemente che la vicinanza non debba essere semplicemente un foglio di carta o un contratto
atto, che comunque alla fine viene calato dall'alto, ma che ci sia anche il presidio dei soggetti che devono gestire il servizio, non solo a livello appunto di parte organizzativa e gestionale, quindi non penso solamente appunto che debbano avere degli uffici nei quali i cittadini non possano andare, ma anche ed ovviamente dei punti di riferimento magari in cui si possa fare le volture o comunque le nuove registrazioni tari, nel quale comunque si possano avere le informazioni e le brochure che sono comunque parte del progetto comunicativo che tutti noi paghiamo nell'ambito appunto dei servizi che AMA ci offre, e tutta una serie di questioni. Quindi la logistica è molto importante, la logistica credo che in alcuni casi appunto non possa essere assolutamente eliminata dal processo di decentramento, quindi in questo l'atto è molto chiaro, si parte da una vera localizzazione degli spazi, perché gli spazi in delibera che erano stati affidati ad AMA a suo tempo in molti casi non consentono assolutamente neanche lo spazio minimo di manovra dei mezzi, e allora io cosa conferisco, cosa do a fare un'area con una determinata finalità se quella finalità non può essere perseguita da quella utilizzando quell'area. E questa, come tantissime altre casi, c'è successo anche con il decentramento del verde, con la delibera 362 del 2014, con la quale ci venivano conferite le aree verdi fino a 5.000 metri quadri, ma delle quali molto spesso quelle elencate non erano neanche aree verdi. Quindi diciamo, insomma, ecco, il decentramento porta magari a chi redige i vari documenti, stando nel territorio, magari forse ad avere maggiore consapevolezza di ciò che magari elenca in alcuni documenti. Per ritornare nuovamente su quello che ci dicevano anche altri consiglieri di opposizione, un atto può sembrare meno forte semplicemente perché c'è la forza del messaggio che si va a portare. Noi porteremo tramite la nostra Presidente, la Sindaca e l'Assessore competenza la chiara volontà di essere inseriti nella nuova programmazione. Se voi che, parlando ovviamente dell'atto precedente, quindi se dal 2009 ad oggi dobbiamo ribadire cose che magari forse ci hanno fatto sentire sempre un po' in coda, ecco, noi fortemente rivendichiamo la posizione nella quale facciamo ricordare a tutti il Municipio Settimo, che comunque ha molti cittadini che devono essere ascoltati. E per quanto riguarda invece nuovamente questo documento, può sembrare sì più forte, come si dice a volte, no, questa mano può essere piuma e può essere ferro. Abbiamo deciso che forse nel caso, e che oggi diciamo, probabilmente forse alcuni lo potranno leggere così. Vedremo se questa piuma o questo ferro comunque otterranno l'obiettivo, che è quello che è l'obiettivo di tutti noi. Ho finito, grazie. Dichiarazioni di voto. Consigliere Giuliano. Allora, nel ripetere la volontà di appoggiare quest'atto, come prima molto chiaramente ho fatto, sfrutto questo tempo per dare piccole risposte a quello che ho sentito. Quindi, anche per rimanere in tema, no? Noi stiamo cercando di fare la differenziata, però facciamo anche la differenza tra le opposizioni. Chiaro? Cioè, l'opposizione generica è un conto, c'è opposizione e opposizione, quindi l'opposizione che sta qui sta discutendo e confrontandosi con la maggioranza, quella che non c'è è un problema di chi non c'è, quindi anche voi però quando lo fate la differenza, perché sennò essere tutti uguali non è, quindi non facciamo la differenziata ma rimaniamo in tema e facciamo la differenza fra le opposizioni. Un'altra cosa. Il piano industriale ovviamente è fondamentale per un'azienda e deve prevedere, come diceva prima il capogruppo dei 5 Stelle, una forte riduzione. Certo, più viene ridotto il materiale da conferire nelle discariche e meglio è, ma deve prevedere anche però la chiusura del ciclo dei rifiuti. Se noi non mettiamo
la chiusura del ciclo di rifiuti, cioè non chiudiamo il percorso, l'anello, staremo sempre a trovare soluzioni che non ci soddisferanno mai totalmente, cioè noi dobbiamo essere, come si dice, proprietari e produttori del nostro rifiuto, perché da lì esce l'economicità, non dobbiamo portarlo fuori pagando centinaia di migliaia di euro proprio per smaltirlo. Quindi riduzione, ok, riuso, ok, riciclo, ok. Le tre R girano ormai da tanto tempo su Roma, le tre R, però ci deve essere anche nel piano industriale, ma questo non dipende ovviamente da noi, un intervento deciso per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Perché mi sembra che a me, no? Come comune cittadino anche, mi sembra che l'AMA non abbia la forza, o meglio, mi sembra che l'AMA non abbia la volontà di essere attore principale, perché uno non ci pensa, no? Ma noi dal rifiuto non ci guadagniamo mai. Cioè le altre aziende, cioè le altre città ci riguadagnano dai rifiuti, o le aziende private, senza fare un nome, cioè chi ha fatto un impero, noi non ci guadagniamo. Cioè noi quello che non possiamo smaltire ce lo teniamo. L'alluminio lo diamo. No? Il ferro lo diamo, ok? Il rame, cioè elementi eccetera, li diamo. Abbiamo messo addirittura, tanto per far capire, questi giorni stanno uscendo i cassonetti gialli, di nuovo sono usciti su un appalto del Comune di Roma, io farò un'interrogazione su questo, non ho capito da come, da Mafia Capitale, erano stati tolti perché veniva utilizzati gli abbigliamento, vestiti per vendita eccetera in modi totalmente diversi, sono ricisciati, non riusciamo a mettere un cassonetto in più perché non sappiamo dove metterlo, però tac, te metto nel bussolotto, che non è neanche piccolino, per il recupero degli abiti. Quindi c'è qualcosa che non quadra in AMA, cioè noi ci teniamo quello che non ci potremo guadagnare, il resto lo diamo via. Ci sono i consorsi, no? O me sbaglio, insomma, non è che lo so solo io che ci sono i consorsi, Erconai, tempo scaduto, sì, e altri consorsi, cioè che sfruttano queste materie prime senza pagare un centesimo all'AMA. E perché l'AMA non si organizza? Perché l'AMA non chiude il suo ciclo? Almeno dove non guadagni, non guadagni, ma dove entra qualche cosa, equilibri. Chiaro? Ho detto tutto. Grazie Presidente, sono rimasto. La dichiarazione la vuole sapere, direttore, ma io solo per lei la do, perché lei merita. Voto favorevole. Altri? Ciancio? Grazie, naturalmente come dicevo prima non è una proposta accoglibile, nel particolare vorrei dare solo un'altra notizia importante, che il Presidente della Commissione Bilancio, Bagnacani mi sembra si chiami, quando ha lanciato questa proposta di AMA di municipio ha fatto una dichiarazione un po' imbarazzante, ma pare il personale che vive e conosce bene i quartieri dove opera, in modo tale, per la logistica dice lui, possa fare operare bene nel territorio perché conosce bene il territorio. Oh, ma cioè, per me gli operatori lavorano dappertutto, li metti bene. Non è che se uno è residente a Casalbertone lo pulisce meglio perché è di Casalbertone. Allora, tutta sta roba che stiamo discutendo alla fine si traduce in una dichiarazione che è questa: creare queste 15 sedi di AMA di municipio, che sono già esistenti, dice, quindi ci stanno già, dove ci sono il personale tutto residente. Ma penso che non è che è una cosa facile da determinare su Roma, non è che uno lo trasferisce mo perché le pulisce meglio. E le 15 sedi sono già esistenti, ma diventeranno delle hub che ridurranno i costi. E noi l'inglese non lo conosco, sto riportando la dichiarazione del Presidente della Commissione Bilancio, che fa questa dichiarazione riportata su organi di giornali. Questo è quello che ha la super che stavamo dicendo produce, ma
diamoci una regolata, ragazzi, sono disposto, come dire, anche ad astenermi su un atto del genere, però guardate quello che si in che cosa si traduce l'azione di un atto così impegnativo e scritto con audacia. Questo è quanto ho visto io, proprio per questi motivi mi obbligano a non procedere, forse avrò sbagliato fonte, ma mi sembra che le AMA municipali riconducono a questa azione vera, falsa. Io per il momento direi mi astengo su quest'atto nel pensare che in commissione si possa arrivare veramente a trovare le giuste misure rispetto a un contratto di servizio, che i due articoli posti nella risoluzione vanno l'uno contro l'altro. Chi ne sta rispettando? Chi è colui che non rispetta in questo momento, il Comune di Roma o AMA, l'azione che dovremmo fare? Grazie, per questo anzi mi astengo rispetto alla posizione della maggioranza. Grazie. Consigliere Toti. Sì, io già ho detto, non vorrei ripetermi rispetto all'intervento precedente, ho a cuore, e questo lo sanno tutti, il decentramento. È un piccolo passo questo qui verso il decentramento, verso i cittadini, voglio dire, però è un piccolo passo sul quale io penso non mi posso né astenere né votare contro. Noi ci auguriamo, io mi auguro che ci sia la volontà forte da parte di questa maggioranza a che questo piccolo passo non rimanga soltanto sulla carta, e perciò questo è un impegno della Presidente, della Commissione, dell'Assessore, del Presidente del Municipio, affinché questo piccolo passo, come ho detto, poi possa essere pure nel futuro, noi ci auguriamo nel futuro prossimo, anche un discorso di contratto decentrato, perché poi se non interveniamo nel piano industriale, noi interveniamo fortemente nelle scelte, chiaramente possiamo fare, ecco, piccole cose, la vicinanza al territorio, le sedi, però poi non siamo, come io vorrei, protagonisti forti delle scelte che sono necessarie per migliorare fortemente questo servizio che, come ho detto, è ancora sofferente. Altre dichiarazioni, consigliera Ariano? Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Dunque, io inizierei semplicemente dicendo che le R sono 4, prima erano 3, mentre la strategia delle 4 R pensa anche alla riduzione dei rifiuti, oltre che al riuso, riciclo e recupero dell'energia. Per quanto riguarda invece Bagnacani è il Presidente Amministratore Delegato di AMA S.p.A., non il Presidente della Commissione Bilancio, e per quanto eventualmente riportato... Per quanto riportava, beh, lei non ci sono, era semplicemente insomma per dire che insomma si tratta di chi ha un ruolo effettivamente in AMA, e che nel momento in cui magari ha reso le sue dichiarazioni, io ovviamente posso, non so cosa possa aver detto lui o riportato la stampa o altro, però posso dire che l'idea dell'AMA di municipio non è quella ovviamente di una semplice sede di zona, perché noi ovviamente abbiamo 4 sedi di zona, che sono la 9A, 9B, 10A e 10B, e quindi è evidente che in tutto il territorio romano vi siano più sedi. L'idea ovviamente che si va a sviluppare e partirebbe da ciò che ci accingiamo ad approvare, per chi parteciperà all'approvazione o comunque per l'atto che ci apprestiamo a votare, è un discorso diverso, appunto, come cercavo magari prima di far passare, un riferimento diverso sul territorio, il quale si possano veramente avvicinare i servizi, non solamente appunto l'inizio dei turni, eccetera. Ovviamente il Movimento 5 Stelle crede fortemente che questo possa essere un primo passo convinto, chiaro, nei confronti dell'amministrazione di AMA, che AMA gestisce un servizio
servizio a mezzo tramite appunto l'affidamento di un contratto di servizio che stipula con Roma Capitale e convintamente, dopo, insomma, oltre ad averlo presentato, lo voteremo favorevolmente. Grazie. Votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Il Consiglio approva con 14 voti favorevoli e un astenuto. E quindi approvato. E l'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi è l'approvazione dei verbali 12, numero 12, 13 e 14 relativi alle sedute del Consiglio del 12, 19 aprile e 13 maggio. Risultano essere approvati in quanto posti in visione nell'ufficio Consiglio come da regolamento. Il Consiglio chiude qui, io vorrei intanto dire ai consiglieri se è possibile rimanere, abbiamo qui un gruppo di persone che hanno chiesto di essere ascoltati e quindi mi sembra giusto estendervi l'invito e mia intenzione dargli la parola appena chiudiamo. Allora, il Consiglio chiude intanto alle 11.42. Allora, io libero la segreteria, potete venire. Io l'unica cosa che le chiedo è se lei ha problemi ad essere ripreso perché c'è la telecamera. Benissimo. Buongiorno a tutti, grazie Presidente, grazie ai consiglieri che rimangono insomma, dopo una giornata impegnativa. Insomma. Io sono rappresentante dell'Associazione Prendi l'Arte e l'Associazione Prendi l'Arte organizza dal 2002 il mercatino natalizio, è tutt'altro argomento rispetto a quello che avete affrontato oggi. E diciamo, il mercatino che organizziamo noi mira a far esporre i creatori delle opere del proprio ingegno. Chi sono i creatori delle opere del proprio ingegno? Sono coloro che realizzano oggetti creativi, manuali, senza l'ausilio di macchinari che standardizzano le procedure. E quindi probabilmente molti di voi già ci conoscono perché insomma tanti sono gli anni in cui siamo riusciti a realizzare questa mostra e, davanti al municipio nel giardino antistante, proprio nel giardinetto, mi sembra ora chiamato giardino dell'arcobaleno o qualcosa del genere. E siamo qui perché nei colloqui che abbiamo affrontato con l'assessore a Coto, noi l'abbiamo anche invitato oggi a venire, praticamente il giardino dice che non può più essere utilizzato. Allora noi negli anni quindi abbiamo all'interno del municipio presentato questa mostra con artisti che venivano da tutta Italia, e con tutti oggetti artistici, creativi, quindi una bella mostra variegata, lavoriamo sul posto, cioè realizziamo una mostra particolare dove gli espositori oltre che esporre realizzano sul posto delle fasi di lavorazione e incrementiamo questa offerta con laboratori interattivi per bambini, ci sono sempre stati piccoli spazi musicali, valorizzando anche un giardino che fino all'altro ieri veramente era indecente, posso dirlo, insomma, abbandonato e poco curato. E invece in quei 20 giorni, 15-20 giorni della nostra presenza, comunque si rianimava e veniva fruito da moltissime persone del quartiere. E questa è una cosa importante, nell'arco di tanti anni le persone del quartiere insomma ci conoscono e apprezzano la nostra presenza, specialmente come alternativa all'offerta natalizia. E praticamente il punto è questo: lo spazio sembra che non può più essere utilizzato per fare questa iniziativa. In più negli ultimi anni l'amministrazione
diciamo, che gestisce in questo momento il territorio, mette a bando gli spazi per i mercatini natalizi, non distinguendo, diciamo, le opere dell'ingegno dai mercati natalizi commerciali, diciamo così. E voglio sottolineare che le opere dell'ingegno non sono, allora, sono citate sulla legge sul commercio e vengono escluse dall'applicazione di questa legge. Quindi praticamente noi come operatori non siamo sottoposti alle regole sul commercio e sull'artigianato. In realtà non c'è una legislazione che specifica e regolamenta la nostra categoria. Però la differenzia, quindi chiarisce la legge sul commercio che noi non siamo né commercianti né artigiani, quindi invece il mercatino natalizio, come dire, per partecipare, diciamo, per ottenere uno spazio, noi dobbiamo partecipare a un bando in cui veniamo a gareggiare con organizzatori di mercati di qualsiasi genere. Questo che significa? Che il municipio si ritrova da 15 anni una mostra particolarissima che probabilmente c'è soltanto qui, molto selettiva quindi, e però poi quando mette in palio, diciamo, gli spazi a disposizione per realizzare le mostre natalizie, rischia di perdere questa occasione perché chiaramente noi gareggiamo con qualsiasi altro tipo di, diciamo, di organizzazione che non potrebbe favorire questo tipo di soggetto, diciamo, di creatori artistici. Quindi chiediamo di separare, diciamo, di destinare delle piazze soltanto alle opere dell'ingegno e non farci gareggiare con degli, diciamo, degli organizzatori di mercati commerciali. Questo in primis. Poi il Comune di Roma sta regolamentando, ha avviato, diciamo, un percorso di regolamentazione della figura dell'operatore dell'ingegno attraverso il settore cultura, non il settore commercio. Noi abbiamo partecipato ai tavoli di discussione per la realizzazione delle bozze. Insomma, vorremmo essere diciamo, valorizzati per quello che abbiamo fatto nel municipio fino ad oggi, che abbiamo dato, diciamo, ai cittadini, e per le difficoltà che in realtà come operatori incontriamo, visto che manca una regolamentazione. Quindi questo è importante, riuscire a separare il settore commercio dalle opere dell'ingegno per l'accesso agli spazi natalizi e includere all'interno degli spazi destinati alle opere dell'ingegno anche piazza di Cinecittà, perché è un simbolo, diciamo, per il territorio rispetto a questo tipo di manifestazioni. Grazie, grazie veramente che siete rimasti. Conosciamo. Volevo chiarire semplicemente un concetto. Sì, è vero che c'è questo vuoto normativo per quanto riguarda la categoria degli OPI, questo l'abbiamo appurato anche chiacchierando insieme a lei lo scorso Natale. Per quanto riguarda gli spazi, noi avevamo anche accennato l'eventualità di offrire altre possibilità, diciamo, oltre al discorso di Piazza di Cinecittà. Ovviamente in quell'epoca non era ancora in progetto di riqualificare la piazza così come è stata riqualificata attualmente. Per quanto riguarda l'accesso a nuovi siti, noi stiamo già elaborando, e domani ne discuteremo, avvieremo la discussione in commissione, per il piano delle aree, dove verranno inserite piazze e vie dove appunto si potranno esercitare varie attività. Il discorso dell'ambiguità di questa categoria, che viene diciamo, considerata come una categoria altamente culturale perché comunque si porta avanti delle attività tradizionali, no? Delle attività antiche. Il discorso che l'ambiguità appunto di questa categoria è che comunque è una vendita.
Quindi quello che stanno in questo momento elaborando i nostri consiglieri capitolini è appunto di cercare di trovare una regolamentazione ad hoc proprio per evitare poi queste situazioni così ambigue e diciamo anche un po' confuse e dubbie. È ovvio che noi come maggioranza siamo abbastanza, diciamo appoggiamo abbastanza questo tipo di attività proprio perché noi siamo, abbiamo questo pensiero appunto di rilanciare tutto ciò che era tradizione e tutto ciò che era antico, anche perché la salvezza della nostra economia, come voi ben sapete, non è tanto appoggiare multinazionali e prodotti industriali quanto proprio l'artigianato e tutto ciò che è opera del proprio impegno, del proprio ingegno, scusate. Quindi se voi volete prossimamente partecipare alle commissioni, io vi invito, in modo che elaboreremo insieme questa delibera del piano delle aree, dove sarà specificato tutte le varie attività che si eserciteranno sulle aree pubbliche del territorio, verranno suddivisi da mercatini natalizi a mercatini artigianali, eccetera. Per quanto riguarda gli OPI, appunto, la problematica è proprio il non sapere dove collocarli, proprio perché c'è questo vuoto normativo, no? Quindi insieme possiamo vedere, magari interloquendo con la Presidente della Cultura Eleonora Guadagno e il Presidente del Commercio Andrea Coglia, per cercare di trovare un modo per collocarvi in maniera univoca appunto su questi siti che noi destineremo al territorio appunto per queste manifestazioni, che non sono solo quelle di Natale, ma saranno manifestazioni spalmate per tutto l'anno. Quindi noi vi avevamo già proposto, credo lo scorso Natale, di fare una sperimentazione a Largo Appio Claudio. Non so se lei ricorda. Non ne ho la più pallida. Quindi possiamo comunque vedere altre postazioni, possiamo vedere altre piazze, altre vie, dove possiamo valutare sia la fruibilità appunto dell'utenza. Anzi, a noi gioverebbe molto cercare di come posso dire, di avviare questo tipo di manifestazioni anche in più parti del nostro territorio, proprio perché è vero che voi siete conosciuti qui a Cinecittà, ma sarebbe bello anche farvi conoscere in altri punti dall'ex nono, quindi Appio Tuscolano e via discorrendo, proprio perché riteniamo che questo tipo di attività debba essere anche più conosciuta e più valorizzata.